Per punti, per macro punti, così anche per noi è più semplice memorizzare come fun il funzionamento. Prego. Sono un po' in difficoltà, tutta sta roba. Ok. Allora, cooperativa sociale Aura. Facciamo attività di sostegno ai minori, abbiamo detto, dai 16 ai 18 anni, quindi in teoria sarebbero loro i nostri clienti, giusto? Sostegno scolastico, laboratori didattici e ludico-ricreativi. Abbiamo ricavi da pubblica amministrazione, Sì. quindi i finanziamenti, l'80%. Dunque, 90.000 euro. Quindi 90.000 euro vi arrivano dalla Dalla pubblica pubblica amministrazione per amministrazione. svolgere attività di, mettiamo tre punti, laboratori didattici, hai Sì, va detto? bene, sostegno ai minori. Va bene, abbiamo un centro diurno. Dove facciamo attività didattiche laboratoriali ludico-ricreative. Ok, sulla base di cosa vi Questo paga no, non funziona. la pubblica amministrazione? Sì. Mamma mia, iniziamo bene. Prego, questa non funziona. Sì. Allora, questi 80, l'80%, quindi questi 90.000 euro, non riguardano solo il centro diurno, ma riguardano anche la comunità, dove i costi sono maggiori. Perché in comunità i ragazzi ci vivono, quindi c'è vitto, Allora, alloggio, ma scuola. questi soldi che vi dà la pubblica amministrazione possono essere schematizzati un X destinatari ciascuno per... Sulla base di cosa sono stati calcolati questi 80.000 euro? Sulla base di quali attività vi vengono riconosciuti? Allora, su questa sono 40.000 all'anno. Ma un anno 40.000, sono Sì. previsti X giornate di apertura per numero di beneficiari? Sì, per 30 minori, su 11 mesi. Quindi la chiusura. 5 giorni a settimana, scriviamolo, Sì, 5 giorni a settimana. 5 giorni a settimana, 30 giovani, 11 mesi, quello lì vale 40.000 euro, Sì, il perfetto. Gli restante, altri 50. che varia, 90.000 però varia, sono per le comunità dove comunque hai un vitto e un alloggio e su ogni comunità ogni ragazzo si chiede una retta Ok. giornaliera. Quanti ragazzi sono e quanto vale la singola retta? Allora, fino a qualche mese fa erano... Sì, grazie. Fino a qualche mese fa erano 45. 45 ragazzi. No, erano 6 ragazzi, la retta, scusami. Erano 6 euro Ok. al ragazzo, Per quindi per 6. 6, sì, e Per... per 365 giorni all'anno. Però 365 giorni. Però, di questi 365 giorni, tutte le volte che i ragazzi non ci sono perché fanno il rientro in famiglia, questa quota viene abbassata. Che Segniamolo. Giorni effettivi di presenza. in questo momento non mi viene la quota. Ok, abbiamo però uno storico su 365 giorni per 6, che lo facciamo adesso. Con il telefono, di questi 365 giorni per 6 che è la tua capacità produttiva, 365 Considera per che i ragazzi 6, non ci sono sempre tutti, quindi ci volevo sono per capire, sono 2190 giornate ragazzo, che percentuale di occupazione, cioè fatto 100 il totale dell'anno. Al 90% dei giorni sono presenti, 80%, un 70%.
70%? Perché considera che... una media tra tutti e sei. Sì, ma non sempre ci sono tutti e sei. A volte l'appartamento può essere, ce ne possono essere per esempio per 4 mesi solo due ragazzi. Ok. Poi ci sono mesi. Di 90 euro in quel caso. Sì, per quei due. Sì. Però i costi dell'appartamento ce li hai pieni. Quelli sempre, fitto, okay. Comunque però dipendenti li paghi. Ho fatto 2190 i giorni di disponibilità, tu per 0,7. 1533 sarebbero i giorni effettivamente venduti, ragazzo per posto letto. Se facciamo la verifica, 45 euro vuol dire 68.000 euro. Sono troppi perché tu ne hai fatturati 50. Quindi il tasso d'occupazione è ancora inferiore. Corretto? Sì, perché non, ti ho detto, la comunità ne accoglie 6, ma non sempre. C'è stato un anno che ne avevamo solo 2 per un intero anno. C'è stato un periodo dove la comunità era chiusa, cioè non c'era nessuno. Esatto, per cui se io faccio ipotesi 50.000 euro che è il tuo fatturato in un anno, diviso 45 che è la tariffa, vuol dire che tu vendi 1111 giornate, diviso le, abbiamo detto, 2100, tu hai un tasso di occupazione del 52%. Segniamo 52% come tasso di occupazione. Cos'è questo tasso d'occupazione? È un indicatore di performance che usano tutte le strutture simili alberghiere. Immaginiamo un albergo da 100 camere, aperto 365 giorni all'anno, mediamente quante camere ha affittato? Fluttuazione. Tu mediamente sui 6 posti letto per 365 ne hai pieni 3. Punte da 4, 6, 2, però mediamente hai la tua struttura piena per metà. Mentre invece un albergo che vuole guadagnare di più deve aumentare questo tasso di occupazione. Così te. Dobbiamo aumentare il tasso di occupazione. Io sono contenta se il tasso di occupazione non aumenta, perché vuol dire che i ragazzi, che la situazione dei minori sta migliorando. È un controsenso, cioè è strano, però lo scopo della cooperativa è anche quello di chiudere le comunità, nel senso che significa che la situazione nelle famiglie sta migliorando, quindi non c'è bisogno di allontanare i minori da casa. Quindi, può essere che ci sia un nuovo minore che ha bisogno della tua struttura, per cui quei sei sono andati a casa, però sì, rapidamente... ne entra, sì, ma questo succede, ci sono periodi dove in generale io parlo da adesso a 10 anni, quello potrebbe, cioè è uno dei nostri obiettivi che non avverrà mai, va bene. Allora, ti posso garantire che quando la comunità è piena, arrivano in continuazione telefonate dei servizi sociali per chiedere c'è il posto? No, non c'è posto. Nel momento in cui c'è posto, non ti chiama. Non chiami per dire guarda che in questo momento io ho posto, ma a volte preferiscono mandarli fuori regione. O fuori regione oppure proprio fuori provincia, lì c'è una scelta educativa. Cioè alcuni minori devono essere proprio allontanati dal territorio. E invece prendere quelli di altri territori? È il servizio che è diverso. Noi come cooperativa non siamo molto conosciuti a livello fuori regione. In regione, però è un altro obiettivo aprirti al di fuori. Ma poi c'è un altro... sì, questo è fondamentalmente la cosa. Può essere uno degli obiettivi del piano? Quello di tessere relazioni presso istituzioni pubbliche di altri territori per dare ospitalità nei momenti in cui abbiamo vuoto la nostra struttura e aumentare questo obiettivo che è il tasso d'occupazione. Okay. Andiamo avanti. Prego. Grazie mille. Grazie. No, no. Allora, poi abbiamo i costi.
Hai detto tu? 90.000 euro. Quindi, alla fine della fiera abbiamo un ammanco di 10.000 euro. Meno. Come abbiamo pensato di racimolare questi 10.000 euro? Fundraising. Con lotterie, banchetti di Natale. Sì, lotterie, banchetti. Nello specifico. Vai pure di là. Chi mi aiuta? ho fatto. Faccio la valletta, dai. Ah sì, grazie. Allora, lotterie. €2 a biglietto. Ok. Con più o meno 1.000 venduti. Ad esempio, lotteria partita solidale. Ok. E qui abbiamo guadagno di €2.000. Ok. Considerando che in teoria non dovremmo avere dei costi, poiché per i premi? Per i premi, ma anche per la vendita. Stampa, sì, per la stampa. Dovrebbero essere due sponsor, tutti sponsor che ti coprono i costi. Siamo bravissimi. Perfetto. E quindi ci abbiamo. Chi proponi questi biglietti? Tutti. A chi? A tutti. Tutti quelli che conosciamo. Quando si parla di marketing, questi tutti devi dirmi chi sono. Che tipologie di persone sono? A partire. E come contatto? Contatti diretti, prima cosa. Di. A partire dai conoscenti, amici di amici, questo. Okay. Anche amici degli amici degli operatori della cooperativa. Degli operatori della cooperativa. Passaparola operatori cooperativa. Bravo. La chiesa. Quindi, aspettiamo, la parrocchia e vai, passaparola. Passaparola amici coop, chiesa, le famiglie dei minori. E questi sono tutti i contatti diretti che non hanno costi. Mm-hmm. Poi? Altri contatti li potremmo creare attraverso la rete internet. Facebook. No, Twitter. Sì. Sì, diciamo che magari sito internet. Arriveranno pochi con Facebook. Sì. Sicuramente. Mettiamo quegli altri un po' più con sostanza. Mille biglietti, sono 100 persone con sì. Lotto da 10, quindi 200 persone che ti danno €20 in una rete. Si trovano, cioè tu dici che quelle tre reti, parrocchia, famiglie e amici della cooperativa, ci sono già. Chiedo. Sì. È credibile. Considerando che in chiesa quante gente gente viene? Considera poi che gli amici della, il passaparola tra gli amici della COP, molti sono fanno parte della stessa parrocchia, quindi il giro è quello. Famiglie fanno parte della stessa parrocchia, allora, perché diciamo il giro è quello. Nel quartiere quanta gente vive, che frequenta attorno a quella parrocchia? L'altra voce può essere i negozianti. Aspetta, prima dei negozianti, volevo capire l'area di influenza di questa comunità che gira attorno alla chiesa, di quante persone? È abbastanza. Migliaia? 3.000 persone del quartiere? Allora, consideriamo che in questo momento in parrocchia frequentano 600 bambini. Di questi 600 bambini non tutti sono del quartiere.
molti vengono da fuori. Però quindi considera le famiglie. Anche quelli, quelli che vengono da fuori, i genitori ce lo portano. Sì, quindi diciamo, sono 600 bambini, quindi sono 600 famiglie. Queste famiglie a loro volta vivono anche al di fuori del nostro quartiere, quindi spargono la voce anche nel loro quartiere. Diciamo che arriviamo a altre 600 famiglie, quindi sono già 1200, senza considerare poi tutto il giro dei nostri amici, dei nostri. Poi ci sono i parrocchiani più adulti, le varie associazioni di adulti della nostra parrocchia, che hanno a che fare con la diocesi, quindi altre realtà parrocchiali. Quindi, ok, mi hai convinto. Mettiamo un 5.000 grazie. Persone coinvolte, raggiungibili in maniera gratuita. Sì. Quindi noi ci aspettiamo che almeno uno su 5.000, uno su 5, compri il nostro biglietto. Ed è questo, se lo scriviamo sul piano, è credibile, perché sono numeri non troppo ambiziosi. Quindi scriviamo bacino 5.000, penetrazione 20%. E questo è credibile, non è sparare i numeri. E tra l'altro questi canali sono gratuiti, nel senso non devo fare niente, investimenti per centrarli. Ok. Via. Ah, poi abbiamo pensato, però tieni, sì, brava. Grazie. Ok, prego. A un'altra lotteria che potrebbe essere, ad esempio, lotteria dell'Epifania, con un biglietto da un euro. Avevamo detto un 500 biglietti venduti, quindi più o meno sui 500 euro, e sempre qui tutto pulito. Ok. Scriviamo. Sì, 500 euro lotteria Epifania. Non mi è chiaro. No, non mi è chiara una cosa. Chi stampa i biglietti? Diventa una cosa streminzita, diventa una cosa poco professionale. Più la cosa, per esperienza, più la cosa è professionale, carina, il biglietto bello stampato, più riesci a conquistare le persone. Siamo partiti sempre da un'attività di fundraising, quindi sempre tutto a costo zero. Noi abbiamo trovato, ipoteticamente, chi ci stampa i biglietti gratis. Va bene. L'amico della copisteria. Ah, che sì. Però ecco, sono biglietti carini, come diceva lei. Mm-hmm. Sì. Okay. Con il logo carino. Volevo precisare con lo una cosa, non è che il fundraising non abbia zero costi di investimento. Noi possiamo anche mettere a budget 50 euro sì, sì. per un'eventuale stampa dei biglietti nel momento in cui non ho l'amico che me li regala. Ah sì, certo. Okay. Sì, sì. Come? Non vuole cacciare soldi la ragazza. No, non è questione di tirchiaggine, è questione che si può coinvolgere le persone sul fundraising anche come fornitori. Mm-hmm. E noi siamo stati bravi e li abbiamo coinvolti. Sì, poi te lo faccio conoscere. Diciamo che sono più convincenti, più incentivanti a donare sì, quando la scena è già pagata. Questa cosa non ci ho ripetuto a sufficienza, o forse mai prima, ma mi è rimasta. No, no, è assolutamente una cosa forte. Trovare non è tutto chi copre i costi. No. E poi in più deve essere la donazione. Se devi comprare. Giusto. Se no io ho provato incontro ai rischi che ho preventivato. Appunto, cena, dicono non quale devi comprare. Io devo pure pagare la cena al locale. Corretto, corretto. Questo 80 centesimi quella grande. Allora, poi abbiamo pensato a un banchetto natalizio, potrebbe essere palline di Natale fatte dai bambini e noi le vendiamo, gliele facciamo fare tra i laboratori didattici che facciamo. Abbiamo pensato 200 palline, 5 euro a pallina. Sì, incredibile, sempre il bacino di 5.000 persone. Sì. Nel periodo natalizio diminuisce.
Vabbè. Diminuisce Natale. Dove va? No. Mettiamo che si dimezzi? Sì, dai, si dimezza. Quindi, mettiamo, quante palline vuoi vendere? Ma noi avevamo calcolato 200. 200 palline. 200 palline. Per 5 euro. Bacino, abbiamo detto, 2500 persone. 1000 euro. 200 diviso 2005 vuol dire una penetrazione dell'8%. E ci sta una penetrazione minore perché stavolta gli chiedi 5 euro e non 2. Dunque qui abbiamo raccolto un totale di 1000 euro. Ok. Però ci sono i costi. Sì. Di 1000 euro, ma dobbiamo togliere i costi delle palline che dobbiamo comprare. Scusa. Del materiale per produrre queste palline. Ok. Che sarà forse in totale un euro a pallina. Diciamo. Potrebbe costare un euro la pallina? No, in totale. Tra colla, pallina, ah, okay. Carta pesta. Carta crespa. Crespa, che pesta? Sì. Sì, un euro. Sì. Quindi tu con 200 euro compri il materiale? Mm-hmm. Sì. Dai. Budget 200 euro per il materiale. Considerando che andiamo all'ingrosso, dove comunque... Sì, ma te ne viene di colla con 200 euro? Ma non è tanto la colla che costa. Ad esempio le palline di polistirolo ti costano. Ah sì? Sì. Mm-hmm. Una di questa dimensione 80 centesimi. Se la prendi però, più grande è un euro. Però. Non sembra, ma costa. Va bene. E poi abbiamo ancora un'eventuale cena sociale, più o meno 100 persone, con un costo di 15 euro a persona e un ricavo di 25 euro, quindi avremmo 10 euro di guadagno. Ripeti, numero persone? 100. Scrivi, 100 persone. Quanto paga la persona? La persona paga 25 euro. 25 per 100. Un costo di 15 euro a persona. Quindi non è come lo schema che diceva lui con la cena pagata, le persone se la pagano. Va bene. Ok, quindi hai 2005 di ricavo. No, quello che è successo. Mettiamo 2005 di ricavo. Anche se non c'è lo sponsor, però c'è la sicurezza che tu vai al locale e dici io ho 37 persone che vengono. E okay, abbiamo detto 15, 1005 di costo. Cioè il guadagno ci ho guadagnato 1000. Così anche sopra scrivi 800 il guadagno, 800 euro lì dalle palline. Ok. Ok. Poi abbiamo pensato alle attività commerciali. E qua viene il bello. Attività commerciali, servizi, mensa. Abbiamo pensato ad una mensa per una trentina di bambini, per 30 bambini, ad un costo di 6 euro a bambino, per 6 euro al giorno.
al giorno. A noi però questa mensa ci costa 5 euro. In che senso vi costa? Perché la producete internamente o fate catering? Catering ti costa 5 euro. Allora, questo è solo per il pranzo. Cioè, se io considero solo il cibo, ci hanno chiesto 5 euro. E tu lo vendi a 6. E io lo vendo a 6. Ok. Quanti giorni? 6 su 6. 6 su 6? Assolutamente sì. Per tutto l'anno, no. Per quanti mesi? 11 mesi. Quindi abbiamo 11 per 6 per 4. 264 giorni all'anno. Quindi tu fai 264 per 30, hai una potenzialità di margine di 7.920. Scrivi 7.920 margine potenziale. 7.000. Però questo qui è un margine potenziale sulla base di un sempre tutti i giorni ci sono 30 bambini. È ottimistica? Se invece in siamo teoria tutti... loro dovrebbero poi pagare una retta mensile che dovrebbe prevedere questi 6 euro al giorno. No. Perché? Allora, cioè quel per... giorno in cui il bambino è ammalato deve pagare lo stesso? 6 euro? Se fai la quota mensile, sì. Se io ti vendo il pacchetto, sì. Sì? Sì. Al massimo puoi fare ogni volta giorno di... Non potete negoziare col fornitore che quel mese, se quel giorno li chiami, guarda, il bambino non c'è, portami... Te ne accorgi sì. alle 8 se non c'è il bambino? Allora, la mensa funziona in questa maniera. Il bambino va a scuola, all'uscita da scuola... lo andiamo a prendere e quindi lo portiamo nella nostra struttura, farà mensa e poi ci sarà tutta l'attività, sostegno scolastico, didattico laboratoriale, sportiva, questo fino alle 8 di sera. Questa è la... In quei 6 euro non è considerato poi tutto il resto, 6 euro è solo mangiare, cioè tu mangi, però poi non viene considerato il costo del dipendente, il fitto, cioè io non può, sinceramente io non chiederei 6 euro al giorno, chiederei un po' di più. Ah, ma non sono i bambini che già vengono nella vostra struttura, quelli lì? In questo... Ad altri bambini? Sì. A chiunque. Però ai bambini li tieni anche per 4 ore, quindi in realtà... Il pasto è solo una componente del tuo servizio. Sì. Quindi allora forse devi non posso chiedere se... Euro, altrimenti con, di fatto tu con un euro devi tenerli 4 ore. Io gliel'avevo detto che era poco 6 euro, tu mi hai detto 6 euro. Se tu mi scusate, se voi mi io sto facendo un altro progetto, mi parlate quanto mi costa la mensa, io ti rispondo 6 euro, perché intendo mensa il mangiare, quanto... La ditta di catering mi ha chiesto. Sì, questa era una cosa solo per la mensa, capito? Era un nuovo servizio. Però io lo la sì. Vedete che qui nel quartiere le mamme che non possono andare a prendere i figli perché escono dall'ufficio alle 4 possono dire alla sorella vado a portare lì e poi me la vai a riprendere alle 2:30, te lo mangia. Solo sulla mensa. E potrebbe essere una comodità per 20 persone. Sì, essere 20 mamme che trovavano probabilmente le... devi aumentare, anche se solo quell'ora del pranzo in cui tu tieni aperto, devi considerare tutto il resto dei costi. Devi considerare gli altri, il resto dei costi correttamente. Ma quello che io quello dicevo. No, scusami. Vai. Allora, in questo momento io dall'una alle 4 del pomeriggio non ho nessuno, quindi io devo assumere personale. La corrente, la luce, il gas, l'acqua, comunque io in quelle ore non le consumo, le vado a consumare. L'unica variante che non cambia è il fitto, perché quello comunque lo, oh, ci sono, non ci sono, lo pago lo stesso. I costi accessori a pasto possono essere un altro euro o di più? Ma io arriverei a 10 euro. A pasto riesci a calcolarli a giornata, a prescindere dal numero di pasti che hai. Per cui tu ogni giorno... Sì, ma se... la mamma vuole sapere quanto deve
Dopo è un calcolo che tu fai sulla base della tua scommessa di impresa, nel senso che scommetto di avere 30 bambini al giorno, allora faccio un calcolo tale per cui riesco a starci dentro. Però per prevedere i costi devi pensare dei driver di costo. I driver di costo sono i consumi elettrici e il personale, elettrici delle utenze e il personale aggiuntivi, corretto? Non c'è altro perché il fitto è già coperto. Allora, facciamo la pensata sul mese. La persona che ti viene per un mese due giorni, due ore al giorno. Allora, se consideriamo che dal contratto nazionale delle cooperative un operatore lordo mi costa 16 euro all'azienda, 16 euro e 27 centesimi. Scriviamo. A ora. 16 euro. 30 euro. Per due ore. Se per ipotesi nelle due ore riesce a farli mangiare, basta un operatore per 30 persone? Ce ne vogliono due. Per due, sono 64 euro al giorno, corretto? Più utenze, a te quanto spendi tendenzialmente al mese di utenze? 200 euro. 200 al mese, quindi tendenzialmente, e stai aperta quante ore? 4 ore al giorno per 5. Per 5 ore al giorno? No, per 5 giorni. Per 5 giorni, scusami. Ok, quindi hai 200 diviso 5 per 20. 5 per 20 fa 100, 200 euro, hai 2 euro all'ora. Sì. Facciamo una media comunque di un, siamo larghi, cioè magari sovrastimiamo i costi, però mettiamo altri 2 euro per le utenze. Diciamo il grosso è il personale, che sono 64 euro in più al giorno, più altri 2 euro di utenza, mettiamo anche a 70 euro. Ok, tu hai costi 70 euro. Al giorno, 70 euro al giorno di costi fissi. Scriviamo costi fissi 70 euro. Ma io lo sto facendo questo ragionamento. Costi variabili 5 euro. Costi variabili 5 euro. Incognita, teniamo la quantità e invece il prezzo mettiamo, secondo voi quanto potrebbe essere equo, tale per cui le persone, ok, ti do volentieri mio figlio, tienmelo per due ore intanto che mangia. Per me equo sarebbe 10 euro. 10 euro però, considerando il territorio, considerando la crisi, secondo me non chiedo, cioè con 10 euro non ci vengono. Quanto? Che proprio li convinci? Guarda, due sarebbe pieno, verrebbe la gente, proprio la folla. Ti rendi conto che non è possibile perché tu lo paghi 5. Con 7, 8, con 8 euro. 200 euro al mese. Viene la gente? No. La gente viene se tu gli offri tipo 5 euro. Non so perché con 5 euro pensano... Allora con 5 euro non, non ci rientri nei costi. Con 5 euro non ci rientri. Perché paghi tu 5 euro il catering. O riesci ad avere dei vantaggi tu sul catering e pagarlo di meno. Questo è il prezzo minore. E allora non, è un business sul quale dobbiamo mettere una croce. Perché se il prezzo di vendita è 5 euro, 5 euro ti costa. L'altra ipotesi di attività commerciale, scusami, di questi 30 bambini 15 sono esterni, 15 provenienti dal comune, dalla pubblica amministrazione, privati, dove questi me li paga il comune. Lì al comune puoi puntare un po' di più, perché se tu gli fai al comune la proposta
che di quei 15 bambini sono bambini che potrebbero andare a finire, è un servizio che io al comune offro, invece di farli andare in casa famiglia, dove comunque mi costano 45 euro al giorno, io te ne chiedo 25, dove te li, la mattina stanno a scuola, sta tutto all'ora di pranzo fino alle 8 di sera, in famiglia ci sarebbe solo la sera. Quindi al comune io li vado a tagliare i costi. Cioè al comune costerebbero di meno rispetto a tenerli in comunità. Però la sera devono comunque tornare a casa. Ma molti bambini vengono allontanati dalle famiglie. Anche per questo, cioè, non solo perché c'è una situazione, ma perché la famiglia non ha da mangiare. Ok. E perché la famiglia secondo non... te questa attività potrebbe essere. Allora, ragioniamo non sui 15 esterni, stiamo sui 15 interni. 15 interni il comune potrebbe pagarmi... diciamo quell'addizione lì. No, il comune potrebbe arrivarmi tra i 10 e i 20 euro. Per il pasto di fatto? Sì. Vai, metti, siamo pessimistici, 10 euro. Ecco, facciamo i conti. Però su probabilmente hai costi inferiori perché con meno bambini non servono due. Però se spendi. No. Se io con 15 bambini per... Ne basta uno? No. Saranno sempre due. Sempre due, perché secondo il piano regionale dovrebbero essercene uno ogni 10 bambini. Quindi già che ce ne sono 5 in più, ce ne vogliono due operatori. Ora, facciamo il calcolo della quantità di pareggio su questo. Tu hai 70 diviso la differenza del margine di contribuzione, cioè 10 meno 5. Fai 70 diviso 5... Se tu hai l'idea che 14 bambini ce li hai, almeno 14 bambini, questa attività va in pareggio. Metti che riesci ad avere 15 bambini ogni tanto, metti che questo prezzo sia superiore, ecco che tu vai in area di utile. Ma in questo, per la mia logica, a me non interessa andare in utile, a me interessa andare in pareggio, per il discorso cooperatistico. Ah, ok, scusa, io dimentico, perché per me questo è un progetto che è altro. Sì, 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 eppure prima me l'hai detto, ma io continuo quindi, a ragionarci. Se tu fai uno schema, così ci siamo vicini, quindi basta aggiungere l'aspettativa... con il comune di arrivare almeno a 12 euro, 13 euro, di tenere 15 bambini più o meno fissi, a quel punto ci siamo, facciamo il calcolo su questo. Allora, togliamo il vecchio progetto dei bambini esterni privati, restiamo sui bambini finanziati dal comune, tenendoli lì e facendoci dare 12 euro. Vediamo quanto viene fuori di guadagno. Vediamo qua sotto, 12 euro per 15... per 6, sono 6 giorni, per 4 settimane, per 11 mesi, giusto? Questo è il nostro ricavo, 12 per 15 per 6 per 4 per 11, 47.520. Costo abbiamo detto 70 per 6 per 4 per 11, 18.480. Ci sono la grande. È una bella idea. Se riesci a convincere il comune sì. A darti 12 euro per tenere 2 euro in più quei 15 bambini. Allora, questa è un'attività che al comune di Foggia, almeno alla responsabile dei servizi sociali che si occupa della gestione, piace. Ci piace anche a noi. Sui costi ancora non ne abbiamo parlato, però è una cosa che al comune piace, perché è uno dei servizi che a loro manca. Sul comune di Foggia è uno dei servizi che manca. Tra i tanti,
Questo è uno. E allora abbasserebbe tanto i costi sull'area accoglienza, sull'area minori. Sì, quei 15 bambini non li paga 45. Come? Però lì li stai tenendo solo 2 ore. Infatti. È corretto? Eh sì, da come è stato provato, però nel progetto non è quello. Il costo del personale per tutta la giornata 16 euro. E ora? A ora? Lordo per il contratto nazionale delle cooperative sociali, inquadramento di 1, sono 16 euro e rotti. A ora? Sì, sì, sono quelli lì. Me le sono studiate le tabelle. Va bene. Però voi nel pomeriggio quant'è il costo di personale dalle 4 in poi? In questo momento è una vera e propria miseria, perché mentre questi sono contratti, sempre in prospettiva futura, sono contratti a tempo indeterminato, quindi contratti normali, in questo momento sono contratti a progetto. E ci dobbiamo ritenere. Assolutamente no. Perché il progetto che attualmente abbiamo con il comune ti dice: io ti do 40.000 euro per 11 mesi. Di quei 40.000 euro ha diviso il budget. Questa somma per i dipendenti, questa somma per le utenze, questa somma per questo. Ogni volta si va a rimodulare. Nel senso, senti, da questo capitolo di spesa togliamo 100 euro, lo mettiamo a quest'altro capitolo. Però comunque non ci rientriamo, per due ragioni. Una, perché i tempi cambiano. E due, perché il comune non ti paga. Cioè tu presenti la rendicontazione e poi quando passano mesi, mesi, mesi e mesi, forse ti arriva qualcosa. E non ti paga tutto. Vi faccio l'esempio. Sulle utenze, il comune non mi dà il 100% di quando io spendo, ma mi dà, qualche tempo fa mi dava il 50% su alcune voci, su altre 30. Fino a qualche tempo fa, io adesso presento sempre il 100%, o me li dai tutti o me li dai tutti. Però vuole rimanere in quel budget. Cioè, io ti do 40.000 euro. Questo è. Quindi tu ti devi regolare di conseguenza. Quindi i costi del personale. Forse per solo 2 ore. Se vai. Aspetta, lì ci siamo dimenticato i costi del catering, adesso che mi viene in mente. No, hai messo nei 12. Sostanzialmente 10 costa il pasto e il personale, 2 sono il guadagno, però quei 2 che ci permettono... No, noi abbiamo messo... No, abbiamo 5 euro. No, ci siamo dimenticati i 5. Per arrivare a 12... Ne abbiamo messi altri 5 di costi fissi. Ah, i costi fissi sono 70. Costi variabili qui non ci sono. Qui abbiamo sbagliato questi conti. Ci sono anche i 5, metti qui i costi variabili, sono 5 per 15, per 6, per 4, per 11. Mi sembrava troppo rosea. 5 per 15, per 6, per 4, per 11. Sono altri 19.800.
più 18.480 uguale 38.280 meno 47.520 sono 9.240 di utile, di margine. Diciamo che 5.000 euro. 240. Con 5.000 euro quante ore riusciamo a fare? Per poter offrire un servizio appetibile per il comune, dobbiamo offrire ore in più del pomeriggio, giusto? Sì. Dobbiamo. No, devi aumentare, non puoi chiedere al comune, se offri più ore non puoi chiedere, quindi quant'era? 12 euro. Quanto potremmo arrivare per tutto il servizio fino alla sera? Secondo la mia idea? 25. Allora ci stiamo tranquillamente. Se te li do. No, tu dici che se te li dà. Te li dà perché... Se nel progetto prevede che te li dà, te li dà. Se io faccio... Allora, come funziona? Adesso partono i nuovi piani di zona. Quindi io presento una nuova progettazione, ti presento Comune di Foggia, questo progetto, questo è il mio progetto, questo è il mio budget che ti chiedo, con le varie voci di spesa. Il Comune, guardando, allora, nel suo bilancio ce li ha i soldi per i minori, ce l'ha. Rispetto a, li tengo al centro diurno col pranzo o li tengo in comunità? In comunità li costa 45. Li costava fino all'anno scorso 45. Abbiamo alzato i prezzi, siamo arrivati a 81, perché il comune di Foggia era uno dei comuni in cui le rette erano minori. Quei 10.000 euro che usciamo fuori di budget, di perdita, sono proprio per quello, perché io chiedo al comune 45 quando non mi costa il ragazzo 45 al giorno, ma mi costa molto di più, tra spese, tra tutto. Fatto un'analisi sul contesto territoriale Regione Puglia e fuori, il comune di Foggia per alcuni comuni, alcuni ragazzi che manda in Campania o nel Lazio paga anche 120 euro al giorno. E anche sul territorio in Puglia ne manda tanti altri dove chiede anche 100 euro. Allora, come li mandi fuori? E noi abbiamo chiesto di più. Ma il comune di Foggia? Qui poi c'è, sul territorio di Foggia c'è anche una strana concorrenza, nel senso che si fa al ribasso. Io ti offro il servizio a meno prezzo, allora è normale che se io te lo offro a 81 e un altro te lo offre a 60, dice lo mando a quello a 60, però chi te lo offre a 60 è una mega struttura, quindi un istituto gestito da suore, cioè dove... Scusate. Però no, non ci sto alla grande. Io ho considerato solo due dipendenti. Io non ne ho bisogno. In totale mi ci vorrebbero quattro dipendenti. Tra questi quattro dipendenti. Per quante ore? Eh? Per quante ore? Fino alle 8. Quindi queste qui sono dalle 2? Queste sono le 2 ore dalle. Dall'una alle 3, non ho capito, queste 2 ore? Allora, queste 2 ore sono dall'una alle 3. Per cui per arrivare alle 8 saranno altre 5 ore. Sì. Sempre con due operatori? No, in quel momento devono esserne di più. Se sono 30 minori, devono esserne di più. Perché abbiamo dei parametri. Sono 15 minori. No, allora ci vorrebbero, sì, sempre due operatori. Due operatori, quindi due operatori per 5 ore sono di fatto... Hai detto 15 euro, no? Quant'è che 16 qualcosa. Allora, 16 e 25. Diretta, 16 euro per due operatori per 5 ore. Facciamo il totale, 5 più 2, 7, ok? No, no, aspetta. Aggiungiamo, dici, per 5 ore allora. 160, ok? 1. Chi costa? 160 un giorno, gli operatori per 5 ore. Aggiungiamo i 10 euro di utenze?
più 10 euro sono 170. 170 abbiamo detto per 6 giorni, per 4 settimane, per 11 mesi. Sono 44.880. 880. Questi qui sono i costi dalle 3 alle 8. Dalle 15 alle 20. Punto. Quindi a questi costi, che erano 38, noi aggiungiamo questi 44 più 38. Non abbiamo considerato tanti altri. 280. Ci sono tante variabili ancora. 83, 160, costo totale, progetto, sostituto della casa accoglienza, centro diurno, chiamiamolo CED. A fronte di questi costi noi possiamo spuntare 25 euro per 15 bambini, per 6 giorni alla settimana, per 4, per 11, 99.000 euro a 25 euro a bambino. Questi sono i ricavi. Quindi abbiamo un 15.000 euro di margine su quell'attività. E quali sono i costi che dici che non abbiamo considerato? Allora, nei costi fissi abbiamo messo solo il personale, così? Costi variabili. 10 euro di utenza. Però nell'utenza non abbiamo considerato il fitto. Fitto non ce l'hai già per l'altra area di business? Ma se io vado a presentargli questo progetto, gli presento questo progetto, quello me lo cancella. Che senso quello te lo cancella? Non mi dà più quei 40.000 euro, perché io gli presento un altro tipo di progetto, un altro servizio. Non ti dà più i 40.000 euro. Sì, sui sei ragazzi sì, cioè ci sono sempre, sì. Non ti dà più questi. Quelli della casa famiglia. No, quello è del centro. Perché casa... CED. Tu hai detto che era CED e casa famiglia. No, no, no. No, aveva detto 40.000 sono i 30 minori per 11 mesi per 5 giorni. E questa era invece la casa famiglia. Quindi questi 30 minori non li vuoi più, non ce li hai più. No, perché è un altro servizio che ti offro. Mi chiedo se questa roba qua che cubava circa 50.000 euro. Mm-hmm. 50.000 euro che lavoreremo per aumentare questo tasso di occupazione. Qui facciamo un'analisi di costi qua. Quanto ci costa tenere questi sei bambini aperta la casa per sei bambini? Per... Allora, mensilmente ti costa un fitto di 600, di 500 euro. Tre operatori. Sì, 500 euro c'è lo spazio anche per contenere gli altri 15? Assolutamente no. Perché questa è una... Sì. Questo è il suo conto economico. Sì, sì, sì. Abbiamo due conti economici diversi. Qui dobbiamo aggiungere allora, questo è il conto economico, è completamente diverso perché non ha sinergie, dobbiamo aggiungere i costi di affitto. Mancano solo i costi d'affitto, se non erro. Sì. Costo d'affitto, e vabbè, il materiale vario, che ne so. Ce l'hai già oggi, questo costo d'affitto. E quanto? 500 euro al mese. Anche questo spazio? Sì, noi siamo bravi, abbiamo chiesto all'affittuario di abbassarci tanto quindi, il fitto. 500 per 12 sono altri 6.000 euro. Non c'è tanto spazio, Forse si può spuntare 30 euro anziché 25. Allora lui risparmia comunque, il comune risparmia comunque 15 euro. Già abbiamo... Con 5 euro in più la cosa cambia perché non sono 99. Però se noi stiamo considerando 15 minori, se io vado a considerarne 30? Le cose migliorano ancora. Migliorano ancora? No, rimangono così. Perché io devo andare a aumentare questo, ci vuole più personale. Però sei più efficiente sul personale, perché tu hai detto che 1 su 10 dai parametri? Sì. Tu hai 3 persone, per cui... Un operatore su
su 10, più un operatore ogni 4 bambini portatore d'handicap, che può essere ritardo mentale o altro. Ma quello pagano di più il portatore d'handicap? Assolutamente no. Più ho le spese della psicologa. Solo sull'handicap? No, no, su tutti. No. Nel senso, ti mandano i ragazzini in difficoltà. Per il comune di Foggia il ragazzino in difficoltà è anche il ragazzino in cui la famiglia dice: io non riesco a gestirlo perché mio figlio ha un ritardo mentale. Ma in teoria, per far scattare quei parametri, ci vuole una diagnosi funzionale. Diagnosi, sì, sì, sì. Che la famiglia dica. No, no, ci sono tutti con diagnosi, assolutamente sì. Questo fa lievitare i costi, per cui tu devi essere capace di prevedere quanti ragazzini con handicap hai e la fascia di operatori di cui hai bisogno. Per cui fino a 4 ti basta un operatore in più, se già sono 5 sei fuori. Ecco, tu fai margini sulla base dell'efficienza con i quali raggiungi queste soglie, cioè devi riempire queste soglie. Abbiamo detto, sui normodotati 1 ogni 10, qui non sei efficiente. Perché per ognuno con 15 bambini... Ho bisogno di 2. Hai bisogno di 2, però di fatto uno in teoria, ognuno ne gestisce 7,5, sì. Quando ne può costare 10. Quindi in teoria tu dovresti cercare di fare i conti non su 15 bambini ma su 20 bambini. I tuoi costi restano uguali. Sì. Per cui cerchiamo di riempire. Poi, bambini comportatori di handicap, quanti? Prevediamone o 4... 8. Io non posso prevederli perché quelli che mi mancano arrivano, sì. E tu non puoi dire no, questo non lo prevedo. No, perché se dici di no, non ti mando. Quanti ne abbiamo avuti? Quest'anno? Sui 30 quest'anno, di quest'anno. 4. Cristiano, Gabriele, Flavio, Andrea. Andrea, cioè la diagnosi funziona. 4, 5. No, facciamo un conto, facciamo anche, siamo sfortunati, arriviamo fino ad 8, oltre 8 è improbabile, poi le sfortune sono sempre infinite, ma mettiamo di essere tutelati con 8. 8 vuol dire 30 bambini, di cui 8, vuol dire che io devo avere quanti educatori? 3. Due specifici per gli 8 ragazzini in difficoltà. Più i 5, più i 3 che è per i 30 bambini normodotati, per cui io ho bisogno di 5 educatori. 5 educatori. Corretto. E devi considerare che di questi 5 educatori, i 2 educatori per i bambini con handicap rientrano in un quadro economico diverso, cioè nelle tabelle... Di più non costano qui. No, costano 17 e qualcosa. Allora, l'importante, io... No, guarda che va... 15% in più. Ma li pagherebbe tutto 8 le ore? No? Alla mensa? Anche lui? No. No, se ci sono i ragazzi, sì. Quello è da valutare. Allora, l'importante, adesso non approfondiamo ulteriormente, però l'importante è che hai capito lo schema e i conti che bisogna fare. Il suggerimento che noi ti possiamo dare è quello di cercare di riempire le soglie, fare calcoli sul riempimento delle soglie per far sì che un singolo dipendente operatore lavori al 100% delle potenzialità che la legge ti permette. E poi si va a fare un'offerta al comune sulla base delle offerte competitive, cioè tu adesso paghi 45 per un servizio di, abbiamo detto, casa famiglia. Che comunque ti sta 24 ore su 24, Che ti sta 24 ore. Da lunedì tutta la settimana. Sei disposto a risparmiare 10 euro da 45 a 35 per un servizio inferiore? Tu comune dovrai andare dal cittadino e dirgli: ok, il bambino non te lo tengo più al 100%, te lo tengo solo durante il giorno perché ho delle ristrettezze economiche. Qui bisogna fare delle chiacchierate, avere dei sentori su quello che vuol fare, perché il servizio è oggettivamente inferiore rispetto alla casa famiglia. Senza dubbio. Ok?
C'erano delle altre attività a mercato che avevate previsto? Allora, avevamo previsto sempre come servizio dei corsi, sempre come servizio dei corsi di vario tipo. Avevamo pensato, siccome c'è in progetto anche questo. Vabbè. Tipo yoga, differenziato in yoga per bambini, ad un ipotetico costo di 5 euro al mese, pochissimo, considerando che i locali ce li abbiamo e sono gratis, diciamo, gratis. L'insegnante yoga è gratis, quella è gratis. Perché è presente? No. 5 euro al mese, quindi sono 500 euro, e yoga per adulti, abbiamo considerato per 10 bambini, yoga per adulti, 10 bambini 10 mesi, Sì, sì. Vabbè, no. È uguale per adulti, no? Per 10 adulti per 10 mesi con un costo di euro 10, quindi sarebbero 1000 euro. E di qua ricaviamo 1500 euro puliti. Puliti. Poi avevamo pensato ad attività commerciali come non me li trovo più. Libri di ricette per i bambini, manuali di Art Attack con materiali di riciclo. Poi lui suggeriva un outlet di giocattoli e abbigliamento per bambini e con delle forniture, forniture come donazione e la vendita concorrenziale con dei prezzi fissati, tipo mercatino dell'usato come i giocattoli, presso sempre i nostri locali. Quindi con attività di promozione classica, passaparola, editoria, pubblicità, sito internet della Coop, pagina Facebook. Poi abbiamo pensato, per quanto riguarda il libro delle ricette per i bambini e materiali di Art Attack, internet sia come pubblicità, però io ho pensato anche tipo l'ebook che si possono scaricare, però no, sinceramente non so i costi quali potrebbero essere, se sono elevati o meno. Gli ebook costano molto poco all'utente, quindi hanno un prezzo di vendita molto basso. Però bisognerebbe sempre vedere chi poi li scarica. Infatti, l'analisi. Sì. Va bene, io direi che siete stati davvero molto bravi. Grazie. E senz'altro abbiamo dato degli spunti di riflessione. Tra l'altro non solo su come riarticolare le attività di fundraising e commerciale, ma addirittura su un pezzo del core business, perché la casa famiglia piuttosto che il centro diurno, abbiamo oggi iniziato un po' a ripensarlo. Abbiamo fatto delle ipotesi. Ma tanto io cambio idea ogni giorno faccio no, questo non va bene, forse è il caso di fare in questa maniera, no, ti fai i conti, no. Quattro operatori non va bene, no, perché da progetto ci vorrebbe due colf, due addetti alla pulizia, ci vorrebbe il coordinatore che fa sia il coordinatore che l'educatore, quindi sarebbe più, ci sono tante, perché dobbiamo comunque rispettare il regolamento regionale, certo, che ti dà dei parametri, quindi li devi rispettare. Sì, però io per esempio la casa famiglia non l'andrei a togliere,
Cioè, io integrerei il servizio con, del centro con la mensa e quant'altro, ma cioè forse mi sono spiegata male. L'idea di offrire al comune la casa famiglia non viene tolta, perché in questo momento ci sono, però al comune ci penserà due volte prima di mandarmi il ragazzino in fuori regione, dice c'ho il centro diurno che mi fa questo tipo di servizio. È anche un discorso di prevenzione, perché i ragazzini che vanno in casa famiglia è proprio perché sono scoppiate le situazioni. Quindi li tengo in casa, cioè la casa famiglia è un sogno da adesso a 10 anni che si chiuda, perché vuol dire che hai fatto un buon lavoro e che sono usciti fuori di buoni cittadini. Ma come stiamo adesso? Ma neanche, chiude soltanto se il comune non chiude completamente i rubinetti, come abbiamo già chiuso. Grazie. Prego, arrivederci, è stato un piacere, ciao. Bravissimi. No, io adesso sono stanco. Tieni, questo è tutto, non si va. No, ma tienilo, guarda. Mari, è il tuo momento. Noi ce lo siamo immaginato un po' diverso, perché... Mi vengo il foglio. Certo. No, stavolta ti faccio stare seduta, dai. Anche perché noi... se no mi confondo. Noi siamo partiti dallo startup, per cui siamo partiti dal discorso prendiamo il finanziamento dell'80% e poi ci rimane un 20% da mettere noi. In più, cosa che a me era sfuggita, ma fortunatamente sono stata affiancata, l'IVA, che ovviamente grava sulla cosa. Di conseguenza noi abbiamo previsto di dover sopperire dalla nostra parte con, non con un 20, ma con un 50% in più. Adesso vediamo con più però non sa, anche perché ci sono io, lei è bravissima, ma io, come abbiamo già detto a pranzo, faccio casino. Allora, vedi che ti serviva? Sì, hai ragione. Volevo farti stare seduta? Allora, innanzitutto ovviamente noi siamo partiti dall'idea che abbiamo bisogno di soldi, e la prima cosa è stato pensare ad un fundraising. Quindi il fundraising noi l'abbiamo indirizzato innanzitutto sui produttori di articoli per animali, a cui, forse non ho spiegato il progetto. Sì, ma l'ho detto già prima. Brevemente, se l'avevi accennato. Allora, prima. Il discorso è che noi vorremmo fare un APS, ecco, per essere più precisi, un APS che prevede la formazione dei detenuti in carcere su, per quanto riguarda la pet therapy, la toilettatura e la pensione. Queste qui sono le attività core. Core abbiamo. Core. Formazione. Abbiamo formazione dei detenuti, okay. Ovviamente con una scrematura, perché come dicevo prima non una sono scelta tutti di che detenuti, sì. Detenuti mandare in formazione, quindi degli utenti mettiamo su questi tre settori: rieducazione cani difficili. Cani difficili? Sì, sono quelli che finiscono in mezzo alla strada il più delle volte. Il randagismo è dato moltissimo dai cani difficili. Cioè, i padroni non sono in grado di gestirli. E quindi abbaia. Abbaia troppo? Per la strada. Morde? Per la strada. Aggredisce i bambini? Per la strada. Ah. Allora, sul tuo bacino d'utenza di carcerati, quanti sono? Volevi lavorare su un carcere in particolare? Quante persone sono in carcere attualmente? In carcere ce ne sono 750.
750 è il tuo bacino d'utenza. Poi mi metti gli obiettivi di quante persone vuoi mandare a imparare la pet therapy. Allora, qui non possono essere più di 5 o 6 perché è una cosa eccelsa. Ok. La creme della del carcere. Per la pensione ce ne possiamo mandare anche 20-30 ad avere il personale di aiutare. E la educazione dei cari difficili uguale a questi non più 5-6. Quindi tu hai un obiettivo di... integrazione di una quarantina. Una quarantina di persone. Su 750, secondo me, non è un obiettivo difficile individuare 40 persone su 750. No. È fattibile. Di questi però, per esempio, dobbiamo togliere gli ergastolani, perché quelli, chiaramente. Le donne, ma non sono molte a Foggia. Quindi scriviamo... 750, quanti sono gli ergastolani? Non ho idea, ma saranno, a dire tanto, saranno una cinquantina di persone. E le donne? 30. Allora, sai, 600, metti 650. Ma non più di 50 persone. Quindi 650, abbiamo comunque un obiettivo di 40 persone su 650 che rappresenta un neanche il 10%, un 5-6%. È abbastanza... Sì. Possibile. Non c'è assolutamente nulla, sarebbe un obiettivo stratosferico. Però diciamo che abbiamo un bacino sufficiente per trovare quelle 40 persone con quelle caratteristiche per fare quel mestiere. Sì. Dicevo, il finanziamento si parte innanzitutto dalla pubblica amministrazione che abbiamo detto ci dà l'80%. Ha individuato quale pubblica amministrazione? Grazie di giustizia, Cassa delle Ammende. Oh, ottimo. Okay. Ci sono dei bandi? Perfetto, Ministero Grazia e Giustizia, poi, scusa un secondo, sì. Quanti soldi spara ogni anno? Il Ministero? Pazzesco. La Cassa delle Ammende del Ministero Grazia e Giustizia ci si rivolge esclusivamente per progetti che passano i 100.000 euro. E se vai a guardare ce ne saranno almeno due o tre attivati posto sempre più ogni anno. Dipende dal progetto. Forse. No, a livello nazionale. A livello nazionale, diciamo, ci distribuiamo un budget totale di? Non ho fatto un'indagine, però due o tre progetti di oltre 100.000 euro, ma anche molto oltre, all'anno. Più quelli piccoli? Quindi parliamo di 300.000 euro a livello nazionale. Perché ci sono anche progetti a 200, 250. No, perché sono tanto supporto? Sono difficilissimi da avere. Il progetto deve essere preparato con minimi dettagli. Hanno un business plan che è una cosa pazzesca. E poi loro vogliono l'assicurazione che ci sia una caduta e una sostenibilità a prova di bomba. Cosa che non può dare nessuno, come abbiamo detto prima. Perché cioè tu dici che il tetto finanziario non è un tetto. Non è un problema. Ok, risorse non un problema. No. Risorse dal Ministero non è un problema. Comunque però sei sicura che dia l'80% solo? Sì. Ottimo. Andiamo avanti. Abbiamo detto che dobbiamo sopperire con un 50% facendo riferimento a quello che dobbiamo mettere in prenti. IVA e IVA. Ma siamo stati abili mettendo un 50%. Riusciamo a dire quanto andiamo a prendere dal Ministero? Dipende da quanto chiediamo. Dimensioni, la portata del progetto su 40 persone. Su 40 persone io penso che con una cosa di questo genere, dovendo far andare educatori che sono di livello e qui non ne abbiamo, di conseguenza dobbiamo farli venire da fuori, dobbiamo proporre un progetto di non meno di 150. Mettiamo il forbice grande 200.000 euro. Allora, mi diceva, la struttura ce l'abbiamo, nel senso che per questa struttura in effetti non abbiamo bisogno, nel senso che l'unica cosa che ci serve è il posto dove tenere il canile. Il canile? Per l'amore di Dio. I cani, in questo caso,
conseguenza potremmo vedere di strutturarle veramente. Perché io un progetto che conosco solo di ristrutturazione senza nessuna formazione, mi chiamate il start, che dobbiamo fare 160. Dipende da quello che c'è da fare. Lì sono locali molto grandi, vuoti, a cui dovrebbe essere inserita il sistema igienico, nel senso dell'acqua, dei soli. Vabbè, c'è gente che ci mangia tutto spiano, cerchiamo di controllare queste cose. No, non dico te. No, per dire, l'esperienza da spa, 166.000 euro, il progetto in totale. Considera che ti danno il 80%, quindi uno stato di 120. Però lì dipende dall'immobile in che condizione era e che condizione ha voluto dare dopo. Diciamo che è talmente variabile la questione costo sulle ristrutturazioni che diciamo che con 250.000 euro riusciamo a creare il progetto, l'impianto progettuale. Durata un anno? No, quello che noi avevamo previsto, ma non so se è stato detto, questi 6 mesi che avevamo fatto il lavoro sono per rientrare di questi 50.000. Ma invece 250.000 euro, che durata hanno? Un anno? Una volta. Un anno tendenzialmente. Te lo danno una volta, poi basta che devi sostenere. Ah, dopo deve essere sostenuto. Quindi è questo un contributo alla creazione di attività. Bravo. Dopodiché l'attività si deve mantenere da sola. Bravissimo. Nel senso che i ricavi di questa attività, cioè curare questi cani, deve essere sufficiente. Ma tu hai bisogno anche dopo degli esperti una volta formati? No, una volta formati basta. Si autoformano da loro, diventa una catena virtuosa per cui sì. Diciamo, il carcere ha questa nuova area di business. Curo i cani, insegno i cani a fare terapie, toilettatura. Alcuni di loro poi faranno gli istruttori. Gli istruttori. Quelli che i clienti dalla città dicono, aspetta che vado in carcere, gli porto il mio cane. No. Non è così facile andare in carcere, è difficilissimo. Allora, siamo arrivati a questo, no? Allora, noi dobbiamo recuperare perché il nostro obiettivo, dal momento che si deve reggere da solo, se non ci danno i soldi, noi dobbiamo garantire e loro devono avere la prova dai nostri conteggi che si regge da solo, quindi una cosa pazzesca, quasi impossibile. Quindi a noi serve esclusivamente recuperare questo 50%. Quindi siamo partiti con il fundraising che si rivolge alle grandi case di produzione di alimenti e comunque oggettistica per animali. Ottimo. Che sono molto costosi perché ci sono a livelli alti che un sacco costa intorno ai 250 euro, un sacco da 10 kg, quindi sono produttori di articoli e cibi per animali che a cui noi diamo la possibilità di fornirci sia il denaro, se vogliono, oppure di fornirci materiale. I prodotti stessi. Perché ha lo stesso vantaggio economico. Quindi, denaro o merci. E il costo di questo l'abbiamo quantificato. Siccome sarebbero più che altro telefonate, visite di qualcuno, ma non di tantissimi, abbiamo previsto un costo di 1.000 euro con un ricavo di, quindi costo 1.000 euro, con un ricavo di 10.000 in denaro, e 20.000 in merce, siamo stati un po' pessimisti, credo, perché forse magari preferiscono darci il denaro e toglierci di torno piuttosto che darci la merce, però la merce è anche pubblicità. E chi ha gli animali e li tiene in un certo modo non bada a spese. Dicevo, lei uno shampoo medio costa 20 euro, una bottiglina così. Tu hai un cane? Io ho due cani, 6 gatti, 4 pappagalli.
Quindi conosco un po' il settore. Le donazioni, che cos'erano le donazioni? Ah, le donazioni le avevamo pensato, adesso non mi ricordo di preciso su che cosa si basavano, però, però man mano che parlo magari mi viene in mente, forse ci riferivamo alla vendita dei prodotti per gli animali. E in questo caso potremmo fare riferimento ai grossi club dei ricchi snob, Lion, Rotary, cose di questo genere, con cui fare organizzare delle cene. Ovviamente dicevamo la cena deve essere già pagata, quindi con un costo di circa 3.000 euro e immaginavamo di ricavarne all'incirca 20.000. Questa attività to cure fundraising di invito alle cene, organizzazione cene. Sì. Quante cene? Non più di una. Anche perché noi immaginavamo di vendere, oltre eventualmente ai prodotti che ci avevano dato, dei fumetti che avevamo pensato di mettere sul sito, però dopo, quando parlo del sito, lo spiego. Quindi la donazione è questo, e poi c'era l'attività commerciale. L'attività commerciale era quella che ci ha intrigato di più, e con una spesa di 4.000 euro e un incasso di 20.000. L'attività commerciale prevederebbe specificamente proprio quello che noi vogliamo fare. In questi 4.000 euro ci sarebbe la possibilità, il nostro pensiero, di chiedere per esempio al Ministero di Grazia e Giustizia di darci i loro furgoni, quelli con cui portano in giro i detenuti ai processi, che sono grandi e molto attrezzati dentro, quelli che non usano più, e attrezzarli all'interno per fare la toilettatura a domicilio. Quindi questi 4.000 euro sarebbero la manutenzione, l'uso, più l'attrezzatura. Ovviamente dobbiamo ristrutturarli all'interno. Quindi io chiamo che ho il cane sporco, voglio fargli una bella shampoo, eccetera, eccetera. Chiamo chi? Adesso arriva anche quello. Inoltre, la toilettatura, uno che non ha un cane, pensa che sia soltanto gli faccio lo shampoo. Ma la toilettatura... Un cane. L'avevo indovinato. Una lezione. Prevede taglio delle unghie per i cani che stanno in appartamento, che non vengono portati fuori. Prevede la tosatura... E la cosa più costosa e più raffinata è lo stripping. Lo stripping viene fatto su cani tipo gli schnauzer, non so se avete presente che hanno il pelo corto e poi tutti i capelli. Vabbè, se io spiego schnauzer a voi non capite cosa sono. Ecco, ecco, ha capito cos'è. Allora, il pelo viene tagliato, ma non tutto uguale, per cui ha delle parti un po' più lunghe, si chiama stripping. Quelli che hanno questi cani, che hanno già pagato delle cifre incredibili, se gli fai un piccolissimo danno ti cavano tutti e due gli occhi. Quindi è una cosa estremamente delicata e prevede dei costi che noi andiamo a fare anche a casa. E possiamo anche fare questa attività anche soltanto come prova e come suggeriva lei, facendo andare la prima volta il neofita accompagnato dall'istruttore, in modo tale da far vedere non morde, anche se viene dal carcere, non è pericoloso, non aggredisce la nonnetta. Perché questa è una delle varianti, perché una persona che sente, io in primis, no? Se lo sentire, deve venire una persona che sta al carcere, entra in casa, io in primo impatto come mi devo comportare, invece se è affiancato da un educatore o comunque da una persona che lo conosci, questa persona, allora già la prima, poi già la seconda volta viene da solo, e via, perché la prima volta secondo me ci vuole sempre, anche per
dare al cliente, dire guarda che la persona è persona competente perché viene seguita, cioè non è uno che si è inventato stamattina, rientra in un progetto. Cioè devi dare sempre questo aspetto. Comunque, questa cosa è anche affiancata dalla presenza del sito internet. Sul sito internet noi mettiamo le foto sia degli istruttori che dei detenuti con un qualcosa di interattivo, indovina chi è il galeotto, perché poi dopo si pigia il sì, no, quello di destra, quello di sinistra, magari si va avanti in un gioco, ti racconto allora la sua storia, che può essere qualcosa che intriga. Da questo, quello che dicevo prima, ti racconto la sua storia con un fumetto, cosa di cui ci ha parlato in maniera entusiasta Ascari due volte fa, che effettivamente prende il lobo destro del cervello. A tutti le storie piacciono, raccontate col fumetto poi piacciono ancora di più. Se magari accentuiamo i toni drammatici o a lieto fine, facciamo venire la voglia di contribuire, diventare un po' tutti le fate o i maghi merlini della situazione. E questi possono essere anche stampati e dati in queste cene dei ricchi snob di cui facevamo riferimento prima. Bello. Quindi, per quanto riguarda la parte commerciale, questa era quella che ci prendeva più soldi, perché appunto ci serve ristrutturare il furgone o i furgoni dell'amministrazione, sempre che ce li dia, perché stiamo sempre ragionando così, e poi mandare a domicilio i 20.000 euro. Una domanda, il carcerato può uscire e andare a fare... Ecco, in questo caso noi faremo riferimento all'articolo 21. L'articolo 21 prevede che il carcerato, al momento, noi speriamo che succeda qualcosa di meglio in questi giorni, il carcerato, quando ha scontato più di metà della sua pena, può uscire con l'articolo 21 la mattina, andare a lavorare e rientrare la sera. Per cui è imparziale, è un parziale carcerato. È l'articolo 21, è l'articolo 21, però si deve sapere dove va a lavorare, quindi essendo noi un APS, noi ce lo mettiamo in carico e praticamente... E informa il carcere dove lo stai mandando. Bravissimo, anzi viene con noi, oppure cioè, di solito non so se possono guidare, direi una sciocchezza dicendo sì o no, però credo di sì, perché appunto vanno a lavorare, rientrano la sera, non so se sono accompagnati, quindi eventualmente c'è qualcuno che li accompagna, e questo è anche un modo per dare... Hai pensato anche ai prezzi per il servizio di toilettatura? Allora, per quanto riguarda il taglio delle unghie e lo stripping, io non lo so, perché i miei cani sono cani randagi e non ho mai fatto cose del genere, però... La tosatura nel posto più disgraziato di Foggia la fanno a 30 euro. Facendolo noi a domicilio possiamo chiedere qualcosa di più. Però lei diceva, a domicilio c'è anche i costi della corrente elettrica, però noi abbiamo il furgone attrezzato. Eh sì, poi ce l'abbiamo pensato dopo. Questo l'abbiamo pensato dopo, perché prima c'era la questione, noi la blocchiamo in casa e c'ha i costi di acqua, corrente elettrica, perché poi ci vuole fumo. Invece se noi lo facciamo nel furgone attrezzato, tra l'altro c'è un franchising irlandese che sta facendo questa cosa qui, la toilettatura a domicilio. Vuole un affiche d'entrata di 10.000 euro, però. Però esiste. Il progetto già c'è. Quindi noi facciamo che glielo lasciamo a 30 euro la tosatura, siamo già competitivi, perché... Sì, se l'area di attività è Foggia e provincia, se non pensiamo che siano terribili i chilometri da fare... Certo, ci atteniamo su... A un raggio d'azione limitato dovremmo... Quant'è che dura in tempo? 6 mesi. No, il tempo di per una tosatura, quanto devo stare? Per una tosatura è all'incirca un'ora. Un'ora. E le altre cose no. Però è lavato e tosato. Un'ora, diciamo che tu devi pagarlo poi il carcerato?
Se escono con l'articolo 21, l'importante è che noi gli diamo, gli paghiamo i contributi, perché questo è fondamentale. Perché 30 euro all'ora, quindi escludendo i costi di trasporto, se rimaniamo su Foggia, confronto i 16 che lei ci diceva, un operatore delle cooperative sociali costa 16, non c'è tanto margine. E questo è il problema, che io ragiono così e poi quando vado a fare... No, è un'attività, quella della toilettatura, che impiega tanto tempo, perché un'ora è tanto. I miei sono cani medi. E... Però c'è anche tagli, questo, eh? Quello dici che... Quello costa di più. Costa di più. Ed è sempre un'ora... No, il cane non può essere sottoposto a questo stress per un'ora. È una cosa di 20 minuti, mezz'ora, non di più. Mezz'ora e rendi di più. Eh sì, perché comunque il cane per oltre questo tempo è come un ragazzino difficile. Oltre 20 minuti, mezz'ora si stufa, si stanca. Anche perché bisogna... E puoi venderlo anche a 50... Eh sì, perché comunque allora è gente che ha speso per il cane. E al di là del discorso affettivo, disfarsene quando hai dato via 700, 800, 1000 euro per comprarti un cane e questo cane ti salta addosso ai bambini anche affettuosamente, ma te li butta per terra, cioè, uno ci pensa prima di buttarlo via. Sono efficaci queste terapie di educazione? Come per tutte le cose, dipende dal soggetto che ci si trova davanti. Ci sono anche quelli che hanno dei problemi di loro, specie quelli di razza, che sono continuamente incrociati tra consanguinei, in alcuni casi. Ma la maggior parte dei problemi sono dati dai padroni, dai tutori che non sono in grado di gestirli. Li viziano da cuccioletti e poi si trovano davanti a una montagna. Pensa di fare il cucciolo e... Invece la pet therapy pensavi di venderla? La pet therapy è l'ultimo step, perché appunto è quello più... è quello che si rivolge a persone con dei problemi, bambini autistici, bambini spastici, ma anche persone anziane, soggetti con problemi relazionali e in questo caso la pet therapy si può fare anche con gli equinidi, si può fare con i coniglietti. Ma lì avreste dei cani vostri e lo portate dal vecchietto? O? Assolutamente sì, non si può fare con i cani loro. Sono cani che sono a loro volta addestrati per essere... E non tutti i cani possono farlo. Quindi avreste il vostro staff di cani, il vecchietto... Noi abbiamo già con un paese qui dei dintorni un discorso per cui ci vuole mettere a disposizione una parte del bosco, che loro hanno un grande bosco, anche meta turistica della zona. E perché è interessatissimo, combinazione, siamo trovati a parlare con lui perché c'è uno... nella giunta comunale che porta la figlia addirittura fino a Prato per fargli fare questo, quindi è stato sensibile al problema. Va bene, io l'unica criticità che vedo è la scarsa marginalità sul servizio centrale, che però puoi ripristinare pagando poco il tuo carcerato. No, io devo esclusivamente pagargli i contributi. Quindi paghi solo i contributi o comunque un pochino, tutti i contributi più una parte dello stipendio per ripristinare la marginalità su quel servizio. Mi meraviglio del fatto della poca marginalità sul servizio centrale, cioè la toilettatura, diciamo. Io ho un esempio a fare, forse più grosso, cioè, che è nato 15 anni fa e in 15 anni ha aperto 5 filiali. Io ho iniziato da solo, adesso c'ha 30 filiali. Ma è diverso, considera che... Io ho detto che ho preso l'esempio del posto più scalcagnato dove lo porto io, perché per questa roba qui non c'è limite. Fa tutto, pensione, toilettatura, vendita. La pensione però, poi, non ne parliamo. Ma noi la pensione per ora non l'abbiamo presa in considerazione, perché noi per ora stiamo coprendo i costi.
Nel momento in cui abbiamo il posto e possiamo fare anche la pensione, è chiaro che lì poi il discorso cambia completamente, perché la pensione effettivamente, se tu vuoi metterlo nel box dove c'è la webcam, che in qualunque momento tu ti colleghi e vedi il tuo cane mentre tu sei a Honolulu che cosa sta facendo, è chiaro che è un costo. Sia dietro niente. No, no, perché purtroppo in questo genere di cose dietro, infatti quelli che fanno queste cose sono chiamati i canari, che non è una cosa positiva. Canari, che non è una cosa positiva, perché volendo dietro c'è un mondo che può essere limpido, opaco, semibuio. Sì, sì, ma sicuramente. Però aprirsi 5 negozi in 15 anni di questi brutti tempi, non è che voglio essere... Ma probabilmente, c'è sempre la differenza che fa la differenza. Ah, poi tra queste cose avevamo pensato anche di mettere i veterinari con cui fare una convenzione. Se tu sei un nostro donatore, dal veterinario tiri fuori il tuo tesserino, il veterinario ti fa uno sconto, per cui diventa... Una sorta di loyalty card. Beh, è un progetto molto bello. Complimenti. Grazie. Pausa. Perché hai detto abbastanza 5 minuti, 2 minuti? L'economia aziendale, cioè le nozioni dell'economia aziendale ci aiutano a complicare un po' questi modelli che attualmente abbiamo basato solo sui costi e ricavi preventivi, mentre invece non abbiamo pensato alla natura finanziaria. So che per voi è un discorso molto complesso, che non siamo persone che fanno contabilità tutto il tempo, però alcuni elementi base ci aiutano poi a costruire dei modelli più precisi, perché il semplice costo ricavo potrebbe lasciarci in difficoltà su alcuni fronti. Ad esempio, se noi compriamo un macchinario o abbiamo dei costi di ristrutturazione di un immobile, una volta tanto, tipo questa PS di cui parlavamo prima, investe sulla ristrutturazione di un immobile, e poi ha i suoi costi e ricavi generici, entrate e uscite del personale il personale e i ricavi da commerciali o dalla pubblica amministrazione in via corrente. Noi abbiamo comunque questo costo iniziale molto elevato della ristrutturazione dell'immobile. Ok? Questo costo va trattato in una maniera diversa. Ok? Perché questo costo ha una natura, come diciamo, pluriennale, ovvero che il suo beneficio lo cederà nel lungo termine, non tutto entro l'anno. Quindi ammortizzo, però arriviamo con calma. L'importante è separare la questione economica dei costi dalla questione finanziaria. Allora, mentre tendenzialmente tutti i costi ricavo, quando incasso dai clienti o pago i fornitori, sono nel corso dell'anno più volte, tutti comunque si chiudono tendenzialmente entro l'anno, questo qui no, ho una spesa, un'uscita finanziaria che è una tantum in un anno, ma il suo costo
non è tutto di quell'anno, no? Non è tutto di quell'anno, perché cederà la sua utilità in tutti gli anni e quindi dovrò ripartire il suo costo negli anni. Ok? Allora, partiamo dal concetto di flussi finanziari ed economici. Allora, quando viene creata un'organizzazione, un'impresa, una PS, questa PS, ve la disegno qua, ma ripetiamo qua, ha un suo patrimonio, un suo conto corrente. Ok? Mettiamo qui il forziere di questa PS, che ha un suo bilancio autonomo rispetto al famoso imprenditore che vedevamo nelle slide di questa mattina. Cosa è successo? Chiudi. Ma non, se fa zzz vuol dire che c'è l'aria condizionata. Basta aprirla anche di qua. Ecco. Tra un po' dovrebbe sistemarsi la temperatura. Abbiamo detto che sono due persone diverse, l'imprenditore dalla organizzazione che ne deriva, due entità con un proprio patrimonio distinto. Ok? Quindi il primo passo che fa l'imprenditore, mettiamo finanziamenti, i finanziamenti a titolo di capitale proprio sono appunto quelle erogazioni che fa il proprietario per rimpinguare il conto corrente della nostra organizzazione e permetterla di cominciare a lavorare. Si chiamano anche apporti di capitale sociale. Se non è solo uno il proprietario, ma sono più perché diventa una società, ognuno mette una sua quota. Nella vostra cooperativa siete tutti imprenditori perché tutti avete versato una vostra quota. Quant'è la vostra quota in cooperativa? 51,25 euro. Quei 51,25 euro che tu hai versato come investimento, tu 1.500 addirittura, nell'SRL, ok, il capitale minimo è 10.000 euro addirittura, nelle SPA 200.000 euro. Per cui dipende dalla forma giuridica di quanto bisogna versare. E questi soldi, tu hai avuto, per quello che è il patrimonio, il conto corrente della nostra associazione, cos'è? Questi soldi che tu gli dai. Il capitale. Sì, ma è un'entrata di denaro, ok? Si chiama entrata, è un flusso. A che titolo gli dai questi soldi? Al titolo di capitale. La organizzazione te li restituirà mai questi 1.500 euro? No, sì, nelle cooperative sociali, essendo una quota sociale, quando il socio decide di andare via, può richiedere la quota sociale, o altrimenti deve fare una carta dove uno scritto dove dice che io lascio, devolvo, dono questa quota. Esatto, perché sarebbe tua. E se invece la cooperativa fallisce? No, li perdi. Li perdi, sì. Ok? Quindi te li ridà questi soldi, diventano una uscita, quindi o se fallisce, no, se fallisce no, te li ridà nel momento in cui te li restituisce come capitale sociale, ok? Oppure quando ti premia per l'investimento che tu hai fatto attraverso i dividendi. Vi ricordate quali sono i dividendi? Sono quando l'azienda va bene, fa utili e distribuisce ai soci una quota che è il suo reddito d'impresa, il suo reddito di investimento. Ok? Quindi questi possono essere i dividendi o le restituzioni di capitale sociale. In tutti i casi sono entrate che sono destinate a permanere a tempo indeterminato, fino a che cioè non capita un evento strano, dentro al patrimonio dell'azienda. Non c'è niente di economico, nel senso che non ci sono costi e ricavi.
sono entrate e uscite che non sono costi e ricavi, perché i costi e ricavi sono quando consumo o realizzo qualcosa. Oltre ai finanziamenti a titolo di capitale proprio, io posso anche ottenere da altri dei finanziamenti. Cosa sono? I prestiti. Li chiamiamo finanziamenti da terzi. Chi è che di solito presta i soldi? Le banche. Ma abbiamo detto che non consideriamo né i falsi in bilancio, l'illegalità non ci interessa, però voi avete parlato di un finanziatore stamattina. La parrocchia, che non è un finanziatore istituzionale. Per cui ve li ha prestati con la speranza e l'aspettativa, vedete, entrata, ve li ha presta e l'aspettativa qual è? Che vengano bene. Esatto, che in un qualche modo, nei tempi, se un mutuo ad esempio che ci dà la banca, ogni mese dobbiamo restituire e il capitale che ci ha prestato più anche gli interessi. Gli interessi invece già diventano un costo. Ecco che qui iniziamo appunto a parlare delle uscite del ciclo produttivo. Cioè, se siamo un'azienda che fa bulloni, avremo delle uscite determinate dal personale, dall'acquisto delle materie prime, dall'acquisto dei macchinari, eccetera, eccetera. Se siamo un'azienda che fa una cooperativa sociale che tiene bambini, abbiamo gli affitti, abbiamo le mense, eccetera, eccetera. Uscite per dei costi. Questi costi possono essere immediatamente sostenuti oppure riguardare quelle immobilizzazioni che dicevamo prima, quelli che durano a lungo. Dopodiché l'azienda può partire col suo processo produttivo ottenere dei prodotti finiti o dei servizi che a quel punto cosa fa con questi prodotti finiti e servizi? Li vende. Dei ricavi e, e chi ce li compra ci paga, quindi sono delle entrate di conto corrente, entrate, ricavi o realizzi. Ok, questi sono i due cicli finanziari, questo a titolo di capitale, questo a titolo di conto economico. Noi prima abbiamo completamente ignorato la parte finanziaria. Abbiamo parlato solo di quelli che sono i nostri costi e i nostri ricavi, ignorando la parte finanziaria. Per costruire un modello più preciso dobbiamo prendere in considerazione, bracciare in questo modello la complessità della questione finanziaria. Perché possiamo andare bene economicamente, essere in pareggio, ma avere un conto corrente disastrato. E la banca che ci dice, oh, restituiscimi i soldi, non ce li ho, male. Ok? Allora, volevo fare con voi alcune definizioni per parlare tutti la stessa lingua. Allora, costo e ricavo rispetto a entrata e uscita sono due cose diverse, due cose molto diverse. Allora, il costo è una variazione economica negativa di un elemento del patrimonio connessa al consumo. Cioè, noi sosteniamo un costo quando consumiamo qualcosa. Nel momento in cui utilizzo una risorsa umana per un'ora, quell'ora la sto consumando e la devo pagare. Quindi sto consumando un collaboratore, anzi la pagherò alla fine del mese, però quell'ora l'ho consumata. Così quando consumo delle merci, consumo dei pasti e così anche quando consumo un macchinario che per quell'ora lì lo sto utilizzando. Alla fine dell'anno il macchinario non è performante come lo era all'inizio, perché in un qualche modo si consuma, come le automobili. Il ricavo è la stessa cosa in senso contrario, cioè io faccio un realizzo, conseguo un risultato nei confronti del cliente che mi paga per quel valore. Ok? Allora, in contabilità, perché così vi spiego un po' come ragionano i bilanci, si registra il costo quando?
quando si assume il momento in cui consumo, cioè dopo l'ora che ho, conteggio l'ora del personale che mi ha lavorato, subito vado a scrivere in contabilità. Nel momento in cui lo pago? No. Il costo dovrebbe essere comunque quell'uscita che io so che c'è, indipendentemente se io l'ho versata, cioè mia uscita... Ma quando? Ma hai detto che tu lo segni ogni tanto nel tuo schema Excel. Quando? Allora tu sei molto avanti perché fai addirittura i budget. No, in contabilità si registrano le cose quando c'è il passaggio documentale, la fattura. Ok? Il fornitore ti invia la fattura o ti calcola la busta paga del dipendente, te la invia il consulente del lavoro. O tendenzialmente sono fatture, note. Sono documenti che comprovano che tu hai fatto un acquisto. Cioè quando l'ho pagato? Io posso ricevere fattura nella quale c'è indicato pagamento 60 giorni, pagamento 90 giorni. Io registro subito il costo, adesso che ho ricevuto la fattura. Anche se la pago a 90 giorni? La pago a 90 giorni. Ok? Perché altrimenti dobbiamo tenere in considerazione il fatto che l'attività di gestione è continua, ma noi dobbiamo fare dei risultati annuali per fare il bilancio. Quindi è una convenzione quella al 31-12 di spaccare l'attività d'impresa. Se io ho un costo di dicembre perché quella persona ha lavorato il mese di dicembre, ma io la pago a febbraio dell'anno dopo, se lo registro l'anno dopo non va bene, no? Perché? È perché è un costo di quest'anno. Ma sulla mia azienda grava all'anno dopo. Sul tuo conto corrente sì, grava l'anno dopo, però io devo controllare tutti i costi e tutti i ricavi per l'attività che ho fatto quest'anno. Io questa attività ho consumato e ho realizzato cose per il cliente. Consumando ho fatto dei costi, realizzando ho fatto dei ricavi e sommo la differenza algebrica tra queste due. Quello mi dà il risultato economico, costi e ricavi, anche se non li incasso e anche se non li ho ancora pagati. Per convenzione si registra sia l'uno che l'altro, qui quando emetto fattura o nota, qui quando ricevo fattura o busta paga. Va bene? Per convenzione. Ma il conto corrente non ne risente? Conto corrente non ne risente. Facciamo conto che un'azienda mi ha mandato una fattura che mi pagherà 90 giorni e poi non me la paga. Dopo 90 giorni? Certo che ne risente. Io devo avere pianificato che non incassavo. Per quello che nel nostro modello dobbiamo abbracciare anche la complessità della parte finanziaria. Per essere bravi imprenditori bisogna considerare sia la parte economica e deve quadrare. Ma che succede se noi abbiamo chiuso un bilancio che poi non torna perché non ci sono stati pagati eventualmente delle note spesa che noi avevamo messo comunque? Chiuderemo un bilancio che nel conto economico è in equilibrio. Nello stato patrimoniale, che è l'altro documento che esprime il patrimonio dell'azienda, avremo un grosso credito dei confronti di chi non ci ha ancora pagato. Spesso le PA pagano dopo tanto tempo, quindi i soggetti come le imprese sociali che lavorano per la PA hanno grossi crediti, per contro le PA hanno grossi debiti, però il bilancio economico, il conto economico è in equilibrio, lo stato patrimoniale avrà forti crediti che in un qualche modo avrà trovato il modo per finanziarli, le banche o il capitale dei soci, anticipi su fattura. Ma restiamo sulle nostre definizioni. Costo ricavi abbiamo detto, entrata e uscita sono due concetti leggermente diversi. Perché cosa succede? Ho le entrate quando parlo di conto corrente, che possono venire sia perché ho dei ricavi, ma anche perché me li hanno prestati, o perché
finalmente mi paga un cliente al quale ho venduto 2 anni fa. Quelle sono entrate, sono movimenti di conto corrente, cassa, conto corrente postale, la somma di queste voci qua, le cose immediatamente liquide. E le uscite, al contrario, sono quando pago. Ok? Anch'io posso beneficiare di dilazione da parte dei fornitori. Ricevo una fattura perché mi hanno consegnato della merce, ma la pago tra 1 mese, 2 mesi. Arrivano 3 mesi, non ho soldi in conto corrente, ti pagherò tra altri 2 mesi. È logico che tutto si ribalta da un fornitore a cliente, eccetera, eccetera. Quindi, la liquidità, questo conto corrente può diventare negativo? Certo. Sì, io posso avere una liquidità negativa quando questo va in negativo. Ecco, debiti e crediti. Cosa sono per voi debiti e crediti? Volevo nascondere qua. Cos'è un debito? No. Il debito è una posizione giuridica. Allora, disegniamo questo famoso stato patrimoniale. Abbiamo lo stato patrimoniale e il conto economico. Ok, il conto economico hai costi e ricavi. No? L'abbiamo visto prima, quando facevamo i conti sui costi e ricavi. Qui c'è l'elenco di tutti i costi, qui c'è l'elenco di tutti i ricavi, merci, servizi, personale, qui ho le vendite, merci, poi qui avrò un totale che fa 100, qui avrò un totale che si spera faccia 110, ho un utile. Uguale 10. No? Questo è il conto economico ed è il più semplice. Lo stato patrimoniale è altrettanto semplice perché riguarda il patrimonio di una azienda. Il patrimonio, cosa c'è nel patrimonio attivo di un'azienda? Come di una persona? I beni. Dei beni che possiamo distinguere in immobilizzazioni. Che sono quelli che ad esempio li durano più anni, per cui il fabbricato, i macchinari, gli impianti, auto, ok? Queste sono le famose immobilizzazioni. E poi c'ho altre cose che invece circolano di più, come ad esempio le merci. Poi che altro posso avere sempre nel mio patrimonio? I famosi crediti. I crediti sono quando una persona mi deve dare qualcosa, sono un diritto. È come avere un bello zainetto che in questo zainetto c'è un contratto che mi dice: tizio mi dovrà dare 10.000 euro tra 3 mesi. È un contratto, è un vantaggio che ha un valore patrimoniale. Perché non adesso, però tra 3 mesi avrò dei soldi. Se non avessi questo credito non avrei la possibilità di avere tra 3 mesi tutti quei soldi. Tant'è vero che quel bene, quel credito, posso anche cederlo. Okay. Io posso cedere quel credito. Se è un credito nei confronti di un soggetto molto sicuro, lo cedo quasi allo stesso valore. Se invece è un credito nei confronti di un soggetto ballerino, ecco che qualche sconto devo farlo. Un credito nei confronti dello Stato italiano, ad esempio, no, sono i titoli di Stato, sono scambiati comunemente sulle borse valori. Ok? I crediti e
L'ultimo, la cosa più immediata è il conto corrente, la liquidità. E questo compone tutto il mio patrimonio. Non so, vogliamo fare il patrimonio di qualcuno di voi? No, non facciamo domande, però se facciamo ad esempio il patrimonio di Silvio Berlusconi, qui vengono un sacco di cose. Oppure di la vostra cooperativa, penso che sia abbastanza povera, ha poco patrimonio di queste cose qua. Facciamo che il totale di tutte queste belle voci siano 300.000 euro. Tra questi crediti magari c'è anche un forte credito nei confronti del comune di Foggia per ben 100.000 euro. 108. Ci ho preso, 100.000 euro nei confronti del... Poi c'è un po' di merci, qualche mobilizzazione, un po' di liquidità, 100 euro di liquidità. C'è qualche migliaio di euro. Buono. Poi tutto il resto, insomma il totale fa 300.000 euro. È logico che se c'è un attivo, uno dice, hai 300.000 euro di roba, sei ricco. No, perché no? C'è un'altra voce, le passività. Le passività, cosa c'è nelle passività? Ci sono i debiti. Esatto, i debiti. Un secondo, i debiti. I debiti sono quella tipica voce che, al contrario dello zainetto bello che sono i crediti, è una scimmia che mi porto sulla spalla che mi ricorda sempre che, guarda, tra 3 mesi devi pagare tot euro a quella persona. Ok, quindi è come, ok, posso essere anche ricchissimo, però ho dei debiti. Io posso avere una casa bellissima, ho comprato una villa da 300.000 euro, però ho un mutuo da 250.000 euro. Allora è più ricco di me quello che c'ha un appartamentino da 100.000 euro in zona periferica. No? Bisogna fare la differenza tra quelli che sono i debiti, che magari sono 250.000 euro, e quello che invece è il patrimonio netto. Cos'è questo patrimonio netto? Sono quello che ci hanno messo i soci e che in teoria dovrebbe stare lì stabilmente per 50.000 euro. Ok? Quindi il totale deve quadrare per forza, deve sempre quadrare 300 e 300. Tra i debiti possono essere anche debiti nei confronti dei dipendenti, cioè il TFR, sapete come ogni persona gli viene trattenuto ogni anno un tot che tiene l'azienda, che tiene l'organizzazione. È come un debito che solo, anziché essere nei confronti della banca, nei confronti del dipendente. Bene, questo è lo stato patrimoniale, la ricchezza. Questo invece è quello che ho lavorato nel corso dell'anno, ok, che alla fine mi dice ho fatto 100 di costi, 110 di ricavi o 10 di utile. Sono due cose molto diverse, però il bilancio si compone di tutti e due questi schemi. Con questi due, tutti e due gli schemi riesco ad avere una situazione più o meno coerente di come sta andando l'azienda, perché se guardo solo questa parte qua, non so quanti debiti ho, che è una informazione molto importante. È logico che delle situazioni equilibrate hanno un po' di patrimonio netto, un po' di debiti, ma ecco, questa è un po' squilibrata. Qui ci sono tanti debiti. Ok? Questo qui si può vedere anche come ho finanziato tutta questa roba qua. Come l'ho finanziata? L'ho finanziata in parte con i soldi degli imprenditori e in parte con i debiti dalle banche, dai soci, dai vari attori, dai fornitori, anche i fornitori fortunatamente mi lasciano un po' di dilazioni. Ok? Questa è un po' la situazione. Allora, quando scrivo questi due documenti, quando li faccio questi due documenti?
Esatto, al 31-12 di ogni anno. Ogni anno voglio vedere come sta andando. Mi do vabbè, se vuoi puoi passare la notte di San Silvestro per vedere com'è andata nell'anno, o ti dai qualche settimana di tempo successiva. Ok? Però l'importante è almeno ogni anno fare questi conti qua. Ce lo chiede il codice civile, per carità, di fare sti calcoli. E mentre questo è un riassunto di tutto quello che è successo nell'anno, perché ogni volta che compro e che vendo c'è un ricavo, quindi qui riepilogo per voci tutto quello che è successo nell'anno, è una somma di flussi di costo, flussi di ricavo. Questa qui invece cos'è? Una fotografia che c'è solo quella notte lì, ok? Perché se già il giorno dopo incasso un credito, ecco che i miei crediti non ci sono più e in banca ho 142.000 euro perché l'ho incassato. E allora questa fotografia cambia totalmente. Quindi da un momento all'altro, da un fatto all'altro, allora mi accontento di fare una fotografia al 31-12. Quindi non ti accontenti di averlo ogni anno, ma lo vuoi vedere un po' più di frequente. Sì, ci sta. Le aziende spesso fanno questi controlli, sia questo che questo, ogni mese. Dipende. Poi lo si può fare in preventivo, come prevedo che sarà. Okay, però lo schema è questo. Il concetto importante è il concetto questo qua, del periodo amministrativo. Il periodo amministrativo è una porzione di tempo, l'anno, dall'1-1 al 31-12. Ok? Dall'1-1 al 31-12 io voglio sapere com'è andata. Questo perché? La gestione abbiamo detto che dura tutta la vita dell'azienda, quindi separare ogni anno l'attività è una convenzione che dobbiamo fare per fare il bilancio che ci chiede lo Stato per pagare le tasse e che vogliamo sapere anche noi com'è andata, però l'attività continua. Allora, sulla base di cosa spacco l'attività da un anno all'altro? Sulla base del concetto di competenza economica. Competenza economica è i costi di competenza di un esercizio devono ricondursi alle attività che hanno prodotto i rispettivi ricavi nel medesimo esercizio. Cioè tutta l'attività che ho svolto comporta dei costi, no? Quando io faccio qualcosa ho dei costi. Ecco, quei costi lì, che ricavi hanno prodotto? Quell'attività lì, che ricavi ha prodotto? Deve esserci coerenza, perché non posso buttare nel mio bilancio dei ricavi che in realtà sono l'attività dell'anno dopo o dell'anno prima, altrimenti faccio quello che diceva stamattina Fabio, che trucco i conti, che non si truccano i conti, è reato. Ok, quindi questo qui e vi assicuro che non è semplice chiudere i conti e capire dove va, se in un anno o nell'altro, ogni singolo fatto di gestione. Ok? Ora, con voi volevo fare un esercizio per capire come funziona in maniera, in una contabilità estremamente semplice, con un caso aziendale ipersemplice, come contabilizzare i fatti di gestione di un lancio di un'impresa di magliette, per cui molto molto semplice. Allora, questo è il caso che si chiama Napoli Follia, e invece la contabilizzazione la facciamo qua su un foglio Excel. Vedete tutti? Perfetto. Un bel foglio bianco in cui andiamo a scrivere i nostri documenti. Il conto economico abbiamo detto che si compone da una parte di
costi e dall'altra di ricavi. Ok. Bene. Poi, l'altro documento, come si chiama? Stato patrimoniale. Stato patrimoniale. Ok, e si compone di attivo e passivo. Poi volevo esplicitare con voi anche il conto corrente. Il conto corrente invece si compone di ok. Quali sono le voci di conto corrente? Bravissima. Entrate e uscite. Allora, noi dentro al conto corrente, noi intendiamo il conto corrente, lo chiamiamo così, ma in realtà è la liquidità, cioè tutto ciò che è immediatamente disponibile. Che sia sotto forma di soldi che ho nel cassetto o assegni, piuttosto che il conto corrente postale o altre forme di disponibilità immediata. Cioè basta chiamare o digitare un pagamento online, ce l'ho. Non interessa abbracciare nella complessità della cosa la distinzione tra queste voci. Okay? Allora, vediamo un po' cosa è successo nel caso Napoli Follia. Allora, nel luglio del 2010, dopo mesi di lavoro e discussioni, quattro amici, Angelo, Alessandro e Dario ed Enrico, deciso di costruire una nuova società, una SRL, Napoli Follia. Enrico ha trascinato gli altri, il famoso imprenditore, perché era convinto che ci si potesse presentare sul mercato con un prodotto molto semplice, una t-shirt, da personalizzare con una moltitudine di slogan, proverbi, frasi tipiche della cultura partenopea. Qui I am ogni scarafone bello mamma sua, ce l'aveva qua, e molto divertenti. Le magliette dunque potevano essere considerate dal turista straniero italiano un souvenir, ma anche un nuovo modo della città di Napoli per presentarsi al mondo. Veniamo al dunque. Alla fine Enrico riuscì nella sua opera di persuasione a convincere gli amici. Napoli Follia fu costituita con contratto di società dal notaio, con un capitale sociale di 200.000 euro, pensate, un sacco di soldi, diviso in parti uguali tra i quattro soci fondatori che versarono 50.000 euro ciascuno. Esiste? È una domanda? Una cosa simile, io l'ho vista sotto le due magliette di Napoli Follia. Allora, io qui la considero un caso scuola, se esiste ogni riferimento a fatto persone è puramente casuale. Non mi ricordo se è Napoli Follia, ma io ho due magliette, uno la lettera di Totò per la femmina e l'altro Noio volevo un saguaro. Noio volevo un saguaro, bellissimo. C'è un sito internet, io ho comprato a Ischia questa magliette, ma non so se possono avere. Non credo che esista, è solo un caso così. Cioè esiste, ma magari è una coincidenza. Dopo ci guardiamo su internet. Allora, capitale sociale, abbiamo detto che arrivano 200.000 euro in conto corrente, perché questi signori hanno versato il capitale sociale. Dove devo fare una registrazione? Le registrazioni in contabilità, questa qui è una contabilità ipersemplificata, ma vanno fatte sempre combinate, quadrare, col dare e l'avere. Dare l'avere, il dare a sinistra e l'avere in destra di ciascuno di questi tre conti. Quindi, capitale sociale, dove va? L'abbiamo visto anche lì. Allora, nello stato patrimoniale e nell'attivo. No,
Dello stato patrimoniale e guarda dov'è. Perché è una fonte. Dove sono arrivati questi soldi? Da quale fonte? Dal debito? No, dai soci. Quindi, se voi siete d'accordo con me, io nello stato patrimoniale passivo vado a mettere 200.000 euro. Siete d'accordo? Il mio conto corrente cosa segna adesso? Zero. Ma dopo questo versamento? Certo. Quindi è un'entrata di conto corrente di 200.000. Nello stato patrimoniale vado nelle passività, però logico che il conto corrente è una voce dello stato patrimoniale. Semplicemente io in questo schema qua lo esplodo perché così ho le cose più chiare. Però in realtà sia il conto economico nel suo risultato va dentro lo stato patrimoniale che il conto corrente, dopo vediamo che vanno dentro lo stato patrimoniale. Il conto economico va ricavi e costi, dopo alla fine viene fuori quello che è utile o perdita e lo vado a segnare nello stato patrimoniale come perdita del patrimonio netto o guadagno del patrimonio netto. Però non mettiamo il carro davanti ai buoi. Questa qui quadra, 200 in dare, 200 in avere. Vediamo se riusciamo a registrare anche gli altri fatti di gestione. Produzione. Il processo produttivo era molto semplice. Napoli Follia acquistava le magliette bianche da diversi fornitori e utilizzando appositi macchinari imprimeva il logo dell'azienda e la frase che avrebbe caratterizzato il modello. Il vantaggio del processo produttivo doveva basarsi sulla riduzione del time to market, cos'è mai? Cioè il tempo col quale sei pronto sul mercato, in modo da presentarsi con il prodotto finito in negozio dopo 10 giorni dall'acquisto delle magliette. Quindi un processo produttivo molto veloce, 10 giorni solo. Enrico e Fabio decisero di acquistare inizialmente un solo modello di maglietta, la t-shirt. Tutti i fornitori identificati dall'azienda garantivano tempi di lavorazione identici. Tipicamente dal momento dell'acquisto intercorrevano 3 giorni per la consegna e 7 giorni per passare queste magliette che ti hanno consegnato sotto al macchinario, imprimere la scritta e portarlo nel negozio in cui veniva venduto. Il macchinario. Bisogna comprare sto macchinario. Scelte sono due. Una prima decisione critica oggetto del vivace discussione tra i soci fu il macchinario. Enrico e Dario ritenevano necessario un impianto con una capacità produttiva di 400 pezzi al giorno, che però costava un macchinario così grande 130.000 euro. Fabio, ma soprattutto Angelo, che è quello un po' col braccio corto, sostenevano che bastava anche per cominciare un macchinario da 300 pezzi al giorno, cioè più piccolo, più lento, che però costava 45.000 euro in meno, cioè 85. Ammortamento 12,5% all'anno. Questo ammortamento vuol dire quanto lo consumo ogni anno questo bene. Ogni anno si svaluta del 12,50%. Quindi in teoria in 8 anni, 6-8 anni, il mio bene perde valore. Alla fine si decise di acquistare l'impianto del secondo tipo. Cosa andiamo a registrare qua? In contanti. E poi c'era scritto un'altra cosa, non riuscivo a fare. In un'unica soluzione. Ok? Okay? È importante. Allora, facciamo qui alcuni conti sul macchinario. Alcune annotazioni. Abbiamo detto che costa 85.000 euro, giusto? Che però ogni anno lo svaluto del 12,50%, giusto? Per cui ogni anno, in teoria, se faccio questo per questo, il mio bene perde di valore di 10.000 euro. Siete d'accordo? Ogni anno io subisco un costo di utilizzo di questo macchinario per 10.000 euro. Però il mio costo non è 85 quest'anno, è 10,6 per i 7-8 anni che mi dura questo bene. Ok?
10.000 euro all'anno per 8 anni, questo è il costo, però lo pago subito, quindi cosa registro qua? Uscita di 85.000. 85.000 uscita di conto corrente, subito, poi? L'attivo nello stato patrimoniale. Nel mio stato patrimoniale? 85.000 euro è il mio valore del patrimonio, perché nel patrimonio ho questo bene che vale 850 a inizio anno o comunque, certo. E questo, perché alla fine dell'anno sappiamo che già varrà di meno. Però vi lascio che, anticipandovi, che questo ammortamento, questa registrazione del consumo, la si fa alla fine dell'anno, non adesso. Adesso lo acquisto, registro questo, alla fine dell'anno faccio i miei conti. Che altro c'è da comprare? Le magliette. No, non ancora. Aspetta un attimo. Quanto? Tra i costi. Quanto vorresti mettere? 10, 6, 25. Quel conto lì lo facciamo alla fine dell'anno. L'ammortamento. Alla fine dell'anno si fanno. Per il momento registro l'acquisto. Ma chi ci ha detto che l'ammortamento consiste nel 12,50% per questo? Ci sono delle tabelle imposte dal codice civile, a seconda delle categorie di attività tua e della categoria di prodotto. Se un macchinario, un impianto, arredi, eccetera, eccetera. Allora, per poter procedere alla produzione delle magliette, i soci dovettero inoltre dedicarsi alla ricerca di un capannone. Tramite un cliente di Angelo, nel mese di luglio fu identificato un capannone buono per il processo produttivo. Inoltre presentava una stanza attiva che avrebbe perfettamente funzionato da ufficio di amministrazione. In ragione del legame instaurato con il proprietario, stipularono un contratto d'affitto mensile di 1.500 euro. A partire dal mese di luglio, quindi l'attività è per 6 mesi, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, 6 mesi di affitto pagano. E però pretese il pagamento di una cauzione di 3 mesi, 4.500 euro. Angelo spiegò ai suoi 3 soci che la cauzione non rappresentava un problema, ma doveva essere considerata come un credito immobilizzato che Napoli Follia avrebbe vantato nei confronti del proprietario, perché il proprietario glieli restituiva solo quando cambiavano immobile. Quindi cosa fareste voi qua? Capannone. Registriamo subito i sei mesi di affitto, li registriamo tutti in una volta per evitare di registrare ogni mese la cosa. Quanto? 1.500 per 6, 9.000. Però è anche un credito, quindi nello stato patrimoniale va all'attivo. Un secondo, questi qui sono i costi dei 6 mesi. Ho l'uscita, ma cosa anche? 4.500 euro di credito nei confronti. Andiamo una cosa alla volta. Questi qui, i 4.500 ancora non li ho registrati, li registriamo tra un attimo. Questi 9.000 euro di costo che mi state concedendo di farli tutti in una volta, in realtà dovrei fare 1.500 a luglio, 1.500 ad agosto, 1.500, me li concedete di fare tutto in una volta, come li tratto? Questa registrazione è ancora zoppa, ho l'uscita di 9.000. Lo metto come costo nel conto economico. Yes, 9.000 di costo, perché consumo per 6 mesi, consumo l'utilizzo di un capannone, sono 9.000 di euro di costo. La caparra, 4.500, come la tratto invece? Uscita nel conto corrente e... Uscita di conto corrente, siamo tutti d'accordo? Nel conto economico e attivo nello stato patrimoniale. Però se faccio costo e anche attivo è zoppa. Però la domanda che vi faccio è che sto consumando qualcosa o sto realizzando qualcosa quando esco con questa caparra?
non consumo niente. Quindi perché mi volete toccare il conto economico? Il conto economico non lo tocchiamo. A fronte di queste 4.500 in avere, devo avere qualcosa in dare. Quindi è un attivo, non lo so. È un attivo che si chiama credito. Ok? Ho un credito che questo signore mi restituirà quando? Alla scissione del contratto. Quando me ne vado via. Al pari di quando affittiamo una casa noi. Se? Se non trova qualche... Se gli abbiamo spaccato tutto, ma in quel momento registriamo il costo. Ma in quel momento. Perché sorge il diritto al signore ad essere ripagato dei danni che ho fatto. Poi, arredamento. Per arredare e rendere operativo l'ufficio attiguo al capannone, una polifollia spese 10.000 euro per mobili e attrezzature, ammortizzabili al 12% annuo, e altri 2.000 euro per un bel computer. Anche questi qui pagati subito. Mobili, computer. I mobili, quanto costano? 10.000, facciamo i conti qua, e vanno ammortizzati al 12%. L'altro invece, quanto costa? È ammortizzato al 20%. Cosa sono? Uscite. Uscite. E parallelamente? Attivo. Esatto, è il mio attivo, sono lì dentro, sono il mio patrimonio e valgono quell'importo lì. Siamo tutti d'accordo? Sì. Domande? No. A posto. Poi, che altro succede a questi signori? Prezzo. L'avvio delle attività comportò per i quattro soci la necessità di prendere ulteriori decisioni. Un primo aspetto da affrontare fu la definizione del prezzo di vendita delle magliette. Enrico e Dario a questo punto analizzarono il mercato e sulla base del livello di qualità del prodotto decisero di proporre agli altri due un prezzo in linea ma leggermente al di sotto della concorrenza. Le t-shirt di Napoli Folli erano di buona qualità ma non eccelsa. Si piazzavano comunque nella fascia di prodotto medio-alta rispetto alla concorrenza diretta rappresentata dalle tradizionali t-shirt giovanili o sportive. In ragione di tali considerazioni e analisi decisero che il prezzo di 15 euro era buono. Ok? Si sono fatti un'analisi. Forniture. Un secondo aspetto che esercito dovettero analizzare tra le scelte sulle condizioni di fornitura delle magliette da avviare alla lavorazione. Grazie soprattutto alle conoscenze di Enrico e dopo un'attenta analisi di diverse alternative, la società riuscì a identificare un gruppo di 5 fornitori in grado di garantire un prezzo di mercato di 9 euro a pezzo. Ok? 9 euro a pezzo. I 5 fornitori inoltre erano in grado di applicare uno sconto di 1 euro a maglietta, quindi 8 euro, con acquisti a lotti di 10.000 euro, di 10.000 magliette. Nonostante il parere negativo di Angelo, quindi gli altri soci decisero di acquistare lotti da 10.000 euro, da 10.000 pezzi ogni volta per beneficiare di questo sconto di 1 euro. Al di là delle ripercussioni economico e finanziarie che erano in sospettivo, Angelo dovette riconoscere che tale decisione avrebbe consentito di avere a disposizione scorte per far fronte a tutta la domanda. Nei primi mesi di attività acquistarono 5 lotti. Allora, dovrei fare le registrazioni tutte in ordine cronologico, qui mi concedete di fare tutte insieme per fare prima, vero? No? Lo faccio lo stesso. Acquisto magliette. Allora, abbiamo detto che sono 5 lotti. 5 lotti per 10.000 magliette. Per 8 euro.
Soccia 400.000 euro. Ok, acquisto magliette, sono 550.000 magliette, giusto? Ok, cosa sono queste? Un'uscita e un attivo sullo stato patrimoniale. Allora, io non sono d'accordo sull'attivo stato patrimoniale perché per convenzione quando acquistiamo della merce, se non è un'immobilizzazione che considero un attivo, la do immediatamente come se fosse consumata. È una convenzione, però la ragioneria funziona così. Anche se ce l'ho ancora lì in magazzino. Ma è assurdo. No, funziona. Questo perché? Perché io devo fare questo bilancio una volta all'anno. Allora, se acquisto le magliette oggi, molto molto probabilmente alla fine dell'anno le avrò già vendute. 50.000. Poi, se qualcosa mi resta, lo registrerò e l'eccezione la considererò alla fine dell'anno quando faccio i conti, che li faccio tanto anche per fare i riepiloghi, per calcolare le tasse, per calcolare gli ammortamenti. Però è più semplice dare tutto per venduto, per consumato, e poi ragionare sulla differenza. Questo perché? Perché è più la roba che consumo nel corso dell'anno che la roba che mi rimane. Per fortuna. No? Dovrebbe essere così. Comunque, statisticamente è così. È più la roba che consumo della roba che mi rimane. Quindi tutte le robe che compro, quando ricevo la fattura, le registro a costo. Poi farò il conteggio preciso alla fine dell'anno. Quindi a fronte dei 400.000 euro di uscita, cosa registriamo? Sul conto economico. Perché ho ricevuto delle fatture, ok? E le ho registrate. Poi ci sono i costi generali. Nel corso dell'esercizio, infine, la società sostiene altri costi, quali materiali di consumo, energia elettrica, trasporto, il marketing, per 50.000 euro. Come lo registro? Sempre uscita. 50.000 e abbiamo detto costo, no? Molto bene. Socia, no, quando è che arrivano i ricavi? Che qui stiamo continuando a spendere dei soldi. I primi successi, vedete? Nel giro di poche settimane dalla costituzione della società, i quattro soci lavoravano di buona lena, ciascuno rispetto al proprio ruolo, per avviare il prima possibile il processo produttivo. Definite le rese operative, tutte le decisioni strategiche per dotarsi degli asset necessari per avviare la produzione, Napoli Follia si presentò sul mercato organizzando una strepitosa festa di inaugurazione a cui si accompagnò una mirata campagna di comunicazione. Sta tutto dentro nei 50.000 euro. Nei 50.000 c'è anche la festa. L'attività di marketing gestita da Dario portò ben presto i suoi frutti. Solo dopo poche settimane Napoli Follia registrò vendite per 15.000 magliette. A fine anno Dario e Angelo comunicarono con soddisfazione ai soci che i primi 6 mesi di attività hanno generato vendite per 30.000 magliette. Allora, in realtà dovrei registrarle ogni volta che vendo, ogni fattura che faccio. Mi concedete, come al solito, di fare tutto qua. Vendita magliette. Abbiamo detto, quante ne vendiamo? 30.000. Per 15 euro. E sono? Oh, finalmente un'entrata. Ed è un ricavo. Ed è un ottimo ricavo. Vediamo qua, le magliette che vendiamo qua sono 30.000. Bene, che altro? Una commessa col comune di Napoli.
Dario inoltre manifestò un certo orgoglio per essere stato in grado di stringere una collaborazione col Comune di Napoli per la sponsorizzazione di un evento di rilievo locale e nazionale. Ciò generò sicuramente due benefici. In primo luogo, il Comune di Napoli acquistò a inizio dicembre un lotto di 10.000 magliette. Napoli Follia, in ragione dell'importanza istituzionale del cliente, decise di non applicare sconti, ma concedere una dilazione. Cioè, mi pagherai non ora, ma tra 120 giorni. Tanti a 120 giorni. In secondo luogo, la partnership avrebbe veicolato ulteriormente vendite e tanta comunicazione. Quindi registriamo questa vendita comune di 10.000 magliette. Come la registriamo? Come la ricavo nel conto economico? Quanto? Quanto sono 10.000 per 15. E nel conto che no, perché ancora no, no, quindi. E quindi lo mettiamo come credito però nello stato patrimoniale. Il credito va nel passivo? No, nell'attivo. Nell'attivo, dare e avere, così quadrano. 15 in dare, 15 in avere. Ok? Ma il conto corrente piange. Conto corrente un po' piange. Bene. Il primo bilancio, abbiamo finito. Negli ultimi giorni di lavoro, prima delle agognate vacanze, Angelo si adoperò per la chiusura del bilancio d'esercizio 2010. Controllò tutte le operazioni e i movimenti, cassa rilevante nel corso del 2010. Procedette alle scritture di assestamento, quali l'ammortamento delle immobilizzazioni e la valutazione del magazzino. Facciamolo. Ammortamenti e magazzino. Ammortamenti. Come si registrano gli ammortamenti? È una convenzione contabile che ci permette di mettere nel conto economico il fatto che stiamo consumando questi beni e svalutarli da un punto di vista del loro valore nel mio attivo, perché altrimenti, qui se metto i totali, facciamo ste somme, vedete, ho queste somme qua, però ecco, nel mio attivo ci sono 251.000 euro che non sono vero, perché questi vanno svalutati, li ho usati un sacco di tempo. Quindi come posso fare? E qui mancano i costi di utilizzo di questa roba. Come posso fare? Allora, gli ammortamenti, faccio ammortamento macchinario. Ed è un costo. L'importo l'avevamo calcolato qua. 1.200. Giusto? A fianco al costo ci serve qualcosa in avere. Il costo in dare, qualcosa in avere. È un'uscita? No. Il conto corrente no. Assolutamente no. Cos'è? È un passivo dello stato patrimoniale. È un passivo. Infatti si chiama fondo ammortamento. È un valore che di fatto poi nel conto, nello stato patrimoniale di fine anno, quello che mi impone il codice civile, vado a stornare da questo. Cioè non metto 85 meno 10, ma quando c'è scritto nel mio stato patrimoniale quale sono il mio macchinario, lo metto direttamente a 75, quello che è. Ok? Alla fine dell'anno prossimo varrà 65. E così via. Idem per ammortamento computer e ammortamento mobili. Cosa faccio quindi? Computer quanto vale? 400 tra i costi e 1.200. 400 nel fondo ammortamento computer, ammortamento
dei mobili 1002, così come il suo fondo. Ok, per curiosità, quanto vale il computer alla fine, valore al 31/12? Per curiosità, quanto vale? Solo per curiosità. Questo vale 85 meno 10. Questo quanto varrà? 10.000 meno 1.200. 1.200. 2.000 meno 400. Ecco, in stato patrimoniale, quello civilistico, scrivo questi valori qua. Netti, i valori netti. Ok, non sto a scrivere il fondo, scrivo solo i valori netti. Poi dobbiamo fare un discorso sulle rimanenze. Allora, qui abbiamo comprato 50.000 magliette, che sono andate tutte a costo, come se le avessi consumate. E qui invece ne ho vendute effettivamente 40.000. Ne restano 10.000. Come, cosa faccio? Io metto nel passivo dello stato patrimoniale. Nel passivo? Siete d'accordo? Un magazzino non è una zavorra. Ma non è una zavorra, è dei beni che io l'anno prossimo venderò alla grande. Sono ottime magliette che io l'anno prossimo vendo. È un, per sì, quanto vale. Sia, per quanto sia, anche se valgono poche, ce le ho lì, al massimo le butto via. Però ce le ho lì, qualcosa valgono. Sono nel mio patrimonio, come un immobile, come il credito, come la liquidità. Quindi dove le metto? Nell'attivo. D'accordo voi tre? Per quanto? Per quello che sono costate. Allora, lei propone di valutarle al costo. Cioè? Non mi ricordo quanto erano costate. 8 euro l'una. 8 euro l'una, quindi 80.000 euro. Voi siete d'accordo? Io le sto vendendo a 15. 15. Quanto valgono? 15. Tu sei più ottimista. Tu sei ottimista e tu sei pessimista. Facciamo 10 nel valore. Qui se Napoli vuol dire. Dobbiamo ascoltare quello che dice il codice civile. Il codice civile dice che le rimanenze vanno valutate al costo. Ha ragione lei, perché dice il codice civile? Bisogna valutare e usare la criteri di prudenza. Prudenza. La peggiore delle ipotesi. Io le se però attualmente quelle magliette sono obsolete, le vendo al massimo a 3 euro perché sono quelle del vecchio dell'anno prima, quanto scrivo qua? Le ho pagate 8, ma adesso si stanno vendendo a 3 euro. Mm? Ma se il codice dice di metterle a prezzo di costo? Vabbè, 8 meno 3, 5. Quello è il conto che mi hai fatto. No, le metto a 3. Il codice civile mi dice... per prudenza, il costo, salvo che il valore di mercato sia inferiore. Sempre per il principio... No, perché 3? Prezzo di mercato. Venderò a 15, quindi le vendo a 8. No, a 3. Le ho pagate 8. Prima le vendevo 15, adesso le posso vendere al massimo 3. Le valuto 3. Il più basso. Voglio vedere se arriva Equitalia... o l'agenzia delle entrate a dirgli guardi che in quel momento non andavano più di moda. Bisogna giustificare la svalutazione, però sarebbe molto più grave avere del pattume in casa e uscire con dei bilanci belli. Ma non dei bilanci belli, però secondo me non li convinci facilmente che non erano più di moda. Devo avere le prove, devo avere delle testimonianze che nel mese di dicembre ho venduto questa roba a 3 euro. Quindi devo portare delle... devo conservare peste di ricarico. Come le registro queste rimanenze finali? 1.400, quindi a quanto le registro? A 8 in questo caso, perché le sto vendendo 15 e merce buona. Quindi il minore tra 8 e 15 è 8. 3 euro era un esempio che avevo fatto nell'ipotesi 8. 80.000 euro. L'attivo dello stato patrimoniale? 80.000. Mi serve qualcosa in avere. Esatto, perché sembra così strano, però se voi ci pensate, noi abbiamo registrato qui costi per 400.000 euro a fronte di merce venduta per 60.000 euro.
600.000 euro. Se ci guardate, questa merce venduta però è relativa solo ai 40, alle 40.000 magliette, per cui è incoerente dire che quei ricavi lì siano afferenti a questi costi qua. Sono gonfiati questi costi, non sono tutti costi, ovvero devo togliere dei costi, che in contabilità vuol dire registrare dei ricavi, stornare dei costi. Questi costi non sono 400. Quanti sono in realtà questi costi? Perché il costo, abbiamo detto, deve essere per il principio della competenza economica collegato al ricavo e viceversa. Essendo che quella merce non l'ho venduta, ma ce l'ho lì a patrimonio, devo stornare questi costi. E per stornarlo devo registrare tra i miei ricavi gli 80.000 euro. Se voglio fare i costi netti, sono in realtà 400 meno 80 che mi rimangono. I costi veri delle mie magliette sono stati 400 meno 80, 320. Posso anche calcolare la marginalità. Io ho fatto 600.000 euro di ricavi, no? Ovvero 15 euro per 40.000 magliette. 600.000 meno 400. Questo vuol dire che le mie magliette mi hanno smarginato, dato una marginalità di 280.000 euro, a cui vado a togliere i costi fissi, che sono gli ammortamenti, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo è le scritture finali. Ammortamento e rimanenze finali. Ci permettono di riportare la situazione economica con il principio della competenza e lo stato patrimoniale me lo consentono di fare preciso. A questo punto posso iniziare a calcolare l'utile, giusto? Che è, come si calcola l'utile? Ok, ricavi meno costi, 208.000 euro. Ok? Allora, poi qui ci dice questo caso assurdo, questo qui non è vero, però lo fa solo per complicarci un po' la vita, che calcola anche le tasse IRES e IRAP più o meno per un 40% sull'utile. Quindi mettiamo anche che le calcoliamo e le paghiamo subito, le mettiamo qua, tasse uguale questo per 0,4, sono 83.000 euro di tasse, tra i costi, no? 83.510 di tasse, poi l'utile vero è questo qua, con anche le tasse. Le tasse, qui mettiamo che le paghiamo subito, non è vero, ma le paghiamo subito, anche se non è vero. Ecco, adesso abbiamo proprio registrato tutto, 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 e abbiamo registrato 125.000 euro di utile. Ok? L'utile è buono. Ma quant'è il saldo di conto corrente? Come si fa a calcolare il saldo di conto corrente? Entrate meno uscite. Entrate meno uscite, ovvero questo meno questo. 6.000 euro neanche. Panico totale. Sono rimasti 6.000 euro in cassa nonostante tutti questi bei risultati. Guardate cosa dice, cosa succede qua. Chiuso il bilancio, Angelo non potette credere ai suoi occhi e un brivido gli percorse lungo tutta la schiena. Ah! A fronte di un utile netto di 125.000 euro, una polifollia era praticamente a secco di liquidità. La cassa era praticamente vuota, erano sul conto corrente a stento i soldi per pagare la prossima rata trimestrale per l'affitto e il capannone che sarebbe scaduta puntuale come un orologio di lì a pochi giorni. Che fare? Angelo fu preso dal panico e dalla frustrazione. Dove abbiamo sbagliato? Che cosa abbiamo sbagliato? Cosa avremmo fatto per portare avanti l'attività nelle prossime settimane?
Tutti gli sforzi fatti in quei mesi non avrebbero portato nessuna remunerazione per i quattro soci. Cosa avrebbero detto i soci della richiesta del pagamento dei dividendi? Abbiamo detto, no? Questi finanziatori che ci danno i soldi, i soci, gli dobbiamo restituire il dividendo una volta all'anno. Niente. Non vi erano molte alternative. Per poter continuare a gestire l'attività corrente, Napoli Follia era necessario rifinanziare questo business. Era indispensabile dunque mettere nuova liquidità in azienda e le alternative erano solo due. O un aumento di capitale o indebitamento bancario, cioè accendiamo un mutuo. Nel primo caso sarebbe stato arduo convincere i soci, nel secondo sarebbe stato impossibile trovare banche disposte a concedere un prestito a un tasso inferiore di 7%. Quindi in tutti i casi brutta storia. La prima cosa da fare dunque fu convocare i soci per metterli al corrente della situazione. Il 23 dicembre 2010 fu convocata un'assemblea straordinaria a cui ovviamente come al solito parteciparono tutti i soci. Angelo presentò i numeri e l'analisi relativa alla chiusura dell'esercizio in corso. I soci di Angelo, increduli, formularono alcuni quesiti. Perché nonostante gli utili generati nei primi sei mesi non era possibile pagare i dividendi? In che modo era possibile intervenire per portare avanti l'attività e soprattutto per poter distribuire dividendi ai soci? Voi avete suggerimenti? Intanto qui chiudiamo i conti, abbiamo detto che poi vanno riepilogati i valori, i riepiloghi del conto economico. Ti epilogo conto economico nello stato patrimoniale, perché voi sapete che lo stato patrimoniale deve quadrare, eh? Se io faccio attivo meno passivo, qui non quadra, giusto? E per riepilogare il conto economico, il famoso utile, devo riportarlo nel passivo, cioè come un finanziamento. Cioè l'utile va a rimpinguare qua, 125.000 euro, va a rimpinguare il capitale di disposizione dei soci. Va qua. Quindi noi lo mettiamo nel passivo. Ci avviciniamo un po' e invece riepilogo conto corrente. Corrente. Dove lo mettiamo il conto corrente che salda per 5.009? Nell'attivo dello stato patrimoniale. E adesso vedete che quadra, Conto stato patrimoniale, ho 300.000 euro nell'attivo, 300.000 euro nel passivo. Però restiamo noi. Alcuni commenti finali. Come mai è andata così, secondo voi? C'è un'entrata che deve entrare. La vendita al comune, 10.000 euro. Allora, al comune abbiamo fatto male a concedere questa dilazione di 150.000 euro. Perché con questi 150.000 euro in cassa non avremo certo questi problemi qua. Invece ci ritroviamo con sto credito che non ce ne facciamo niente, lo incasseremo tra un po'. Poi che altro si poteva fare? Abbiamo ragionato su sei mesi, allora qui abbiamo pagato tutte le nostre magliette tutte in contanti. Si poteva chiedere una dilazione ai fornitori? Ci costava un euro in più, ma chi se ne frega. Ok, non avrei avuto problemi di liquidità. Tutte queste immobilizzazioni, il macchinario, di solito i macchinari si comprano a rate, loro hanno pagato tutto subito per avere degli sconti. Altre robe. Queste era difficile ottenere dilazioni. Tendenzialmente questo. Ai fornitori non hanno chiesto neanche una dilazione, hanno pagato tutto in contanti. Come dice lui, si poteva noleggiare invece di comprarlo il macchinario, si poteva fare un leasing, che è come un noleggio, e invece hanno voluto pagare subito. E gli incassi non hanno incassato tutto subito perché ci sono 150.000 euro aperti. Per forza poi si ritrovi incagliato. Dai tu i soldi ai tuoi clienti e non li prendi dai fornitori. Un circolante che non va bene, qui c'è un circolante che non quadra.
Per cui adesso l'unica soluzione da fare è fare un debito in banca. Cioè, l'anticipo di fattura funziona così, vai dalla banca, per esempio io prendo la fattura e ti presto i soldi, è la stessa roba. Però quando il comune, la banca poi ha un debito con, cioè la banca ha un credito nei miei confronti. No, nei confronti della banca, è del comune. Se tu cedi il credito, ma... Se fai solo un anticipo. Se non è solo un anticipo non c'è la cessione del credito, sono due operazioni diverse. E il credito poi non lo potresti cedere a prezzo di se cedi il credito all'80%. Questo è. Suggerimenti per i nostri amici? Cioè, sono andati bene, perché hanno fatto. Sì, vabbè, ma non hanno niente. Non c'hanno una lira. Suggerimenti per il futuro? Pagare meno sull'unghia. Le magliette che compreranno, e poi avete visto, hanno comprato più magliette di quelle che gli servivano. Certo. 80.000 euro qua, 80.000 euro incagliati qua. Che senso ha comprare tutte queste magliette che non le vendi? Ok? Domande? È più o meno chiaro come funziona. Quindi, tornando ai nostri modelli economici, oltre a pensare a livello economico, costi e ricavi, quando facevamo tutte queste congetture, pensate a come incidono le immobilizzazioni, per cui qui avevamo un investimento per la ristrutturazione di questo immobile. Sappiamo che funzionerà in un certo modo, ok? Ripartito negli anni con gli ammortamenti e vediamo come lo paghiamo, perché se lo paghiamo subito siamo in difficoltà, se poi siamo in pareggio dobbiamo finanziarlo, ok? Quindi abbracciamo anche queste complessità finanziarie. Se qui lavoriamo col comune che ci fanno tutte queste belle cose e il comune paga dopo un sacco di tempo, dov'è? Esperienza docet. E il comune paga dopo un sacco di tempo, io devo essere pronto a pagare gli stipendi il mese successivo. Per cui o pattuisco la possibilità di scontare o anticipare queste fatture, o devo fare dei finanziamenti o chiedergli ai soci, o ritardare i pagamenti ai fornitori, chiedere ai dipendenti, guarda non ce la faccio sto mese, li pago dopo. Flessibilità. Appunto. Cioè, in maniera molto tranquilla. Adesso si viene di pensare al comune, c'è una parte di soldi, preso tre mesi. Arretrato. Del 2012. Del 2012. Vedete, ragazzi. Però è il sacrificio che tu fai. Il sacrificio che tu chiedi ai tuoi fornitori dipendenti. Se posso. Questi qui erano i soci e volevano i dividendi. Questi qui hanno lavorato sei mesi gratis, sei mesi questi imprenditori non hanno visto una lira, alla fine dell'anno volevano i dividendi. Ma non sono andati in passivo perché lì non ci sono le spese che hanno sostenuto andare in giro con l'automobile, benzina. E dentro i 50.000 euro. Ah, è dentro i 50.000. Quello è il conto economico vero. Come vedete non ci sono soldi per il lavoro. Loro non sono, devono prendere i loro soldi per il lavoro che ci hanno messo, essendo attività part-time, loro hanno altri... Lo lavoro tempo perso questa roba qua e gli andava bene la distribuzione dei dividendi, però hanno investito 50.000 euro ciascuno. 50.000 euro se lo investivano in BTP, insomma, un 2.500 euro lo prendevano. Invece così non ho visto niente. Bene, io spero che vi sia stata utile anche questa seconda parte, so che è più pesante, pensavi peggio, va là, mi rincuora, nessuno si è suicidato. No, è finita, sono le 6:02, siete liberi, il tempo è volato, vuol dire che non è stato neanche così terribile.